Olio Granata, in collaborazione con Salamini Beretta. Che te lo dico a fare? Salamini Beretta spariscono in fretta. Amici Granata, buonasera, grazie. Grande Toro, forza Toro. Buonasera, buonasera, benvenuti a Bergoglio Granata. Buonasera, buonasera, ben ritrovati, Orgoglio Granate. Signore e signori, buonasera, buonasera, ben trovati, Orgoglio Granate. Siamo noi, cuori Granata, e sarà colore solo per tutta la vita. Benvenuti alla questa puntata, la ventesima di Orgoglio Granata. Facciamo un applauso, grazie. Non a me ovviamente, ma al Toro che ha espugnato San Siro dopo 27 anni, una vittoria storica. Abbiamo in qualche modo portato fortuna, speriamo, nell'ultima puntata, facendo vedere il gol di Cravero nell'88, l'ultima vittoria del Torino a San Siro, 27 anni, anche se poi il Torino ne ha giocati 11 in B di campionati, quindi in realtà erano 15 partite che non vinceva a San Siro. Di tutti questi temi parleremo, come ovviamente del mercato, però incomincio salutando gli ospiti. Alla mia sinistra Stefano Farrero, ciao Stefano, web ciao a tutti, ciao, grazie, secondo noi. Grazie a voi. Friola al suo fianco, oggi l'abbiamo promossa in prima fila, ciao Friola, Circe Italia. Buonasera a tutti. Oggi alla maglia del Toro. Fabrizio Farrero, giornalista di Medias Premium, ciao Fabrizio, grazie, secondo noi. Ciao, buonasera. Il cognome è simile, anzi qualcuno intanto vi chiede se siete fratelli. Sì, anche perché c'è sempre. Gemelli anche. Gemelli. Daniele Bumma, tutto.com. Ciao Daniele. Buonasera a tutti. E poi Mario Cacciolato, presidente del tuo club Giorgio Farini. Ciao Mario. Ciao a tutti, buonasera. Gli applausi sono degli amici del tuo club Chiasco, che salutiamo visto che hanno fatto anche qualche chilometro. Ciao, grazie di essere con noi. Parliamo subito, salutiamo subito Stefania. Ciao Alessandro. Ciao Stefania. Abbiamo subito delle notizie, sì, degli aggiornamenti per te, ovvero il Ventura Dixit. Allora andiamo a sentire. Sì, come ha commentato questa vittoria. Come ha commentato, infatti. Siamo entrati nella storia con questa vittoria a San Siro 27 anni dopo, è bello sentirlo dire. L'Inter nelle ultime 14 partite aveva fatto 37 gol e noi gli abbiamo concesso appena due tiri. Il Toro è stato bravissimo a leggere le situazioni, a chiudere le traiettorie. C'è grande partecipazione nella squadra da un mese e mezzo a questa parte, da quando abbiamo ripreso ad allenarci con la stessa voglia ed entusiasmo dello scorso anno. Poi il caso ha voluto facessimo gol al 94esimo. Anche perché siamo andati in 7 a saltare nell'area dell'Inter, ma avevamo già avuto 3-4 contropiedi importanti. Insomma, siamo venuti a San Siro non solo per difendere lo 0-0, ma per vincere. Quindi anche senza Cerci, senza Immobile, senza Mercato abbiamo 25 punti e potevamo averne 29 o 30. Questa mi sembra una polemica con la società, ma poi ne commentiamo. Sì, l'avevamo già detto. Mi sembra una stoccatina questa. Sì, anche quest'anno possiamo ritagliarci uno spazio importante, anche se ci sono 35 gol in meno, ma lavorando come negli ultimi 45 giorni, con i nostri pregi e difetti, possiamo fare bene. Fabrizio, tu conosci Ventura perché ha fatto per alcuni anni, quando era disoccupato, il commentatore. Sì, disoccupato sembra. Magari fosse disoccupati così. Per alcuni anni, quindi tu conosci bene, so che hai anche un buon rapporto. Ecco, Ventura certe volte noi lo critichiamo perché magari ha un atteggiamento un po' spigoloso con noi giornalisti locali. Però in effetti mi sembra che abbia interpretato benissimo la partita di ieri, soprattutto mi sembra che abbia capito che siccome il Torino ha difficoltà a fare gol su azione, sulle palle inattive manda 7-8 giocatori nell'area avversaria, sapendo che magari il Torino può sfruttare la fisicità, anche perché adesso con Glick che ha fatto 5 gol, magari due difensori vanno su Glick e c'è più spazio per i moretti in turno. Sicuramente sì, adesso a parte il fatto ovviamente che c'è comunque una conoscenza, diciamo così, con Ventura, ovviamente
voglio giudicare la situazione a prescindere da quelli che possono essere i nostri rapporti, io devo dire che ha fatto e sta facendo un ottimo lavoro. Il discorso su Cerci Immobile probabilmente non è solamente un attacco alla società, è un discorso, è un dato oggettivo. Mancano due giocatori che hanno fatto la differenza l'anno scorso e il Torino, pur con un impegno importantissimo come quello dell'Europa League, che porta via energie nervose, energie fisiche, energie mentali, sta facendo secondo me molto molto bene. L'anno scorso ha fatto molto di più di quanto tutti si potessero aspettare, perché in estate, lo posso dire tranquillamente, quando si parlava tra detti lavori non si pensava a un Torino che potesse arrivare in Europa League, e per quello che riguarda questa stagione ha capito, mancando certi uomini, mancando certe soluzioni, ha puntato sulle palle inattive. Glick è capocannoniere, è una cosa strana sicuramente, però è capocannoniere del Torino, e comunque, come dicevi tu, non ha solo lui che sa saltare in area di rigore, quindi perché non sfruttare questo tipo di possibilità? Anche perché nel calcio degli ultimi tempi sono gli episodi, sono i campioni o le situazioni particolari a fare la differenza. A chi ha i campioni usa quelli per fare gol, chi non ce l'ha deve usare altre soluzioni, le palle inattive sono una delle più importanti. Però tu hai San Siro, in effetti io mi posso aspettare un po' di tempo, quella punizione tra quarti, 8 giocatori del Toro in attacco, che se parli di palla e schiavi di beccare il contropiede, però mi sembra che Ventura l'abbia interpretata così, cioè il Torino ha una grande arma a disposizione, le palle inattive, anche perché sulle palle attive fa difficoltà. Può essere che Ventura abbia studiato... Sì, l'altra arma è la solidità difensiva, sì. E quindi insomma sa che cerca di imbrigliare le squadre avversarie, non farle giocare, perché vediamo che ieri l'Inter praticamente non ha avuto occasioni da gol, ma così come l'Inter è successo alla Juventus, è successo al Milan, è successo un po' a tutte le grandi o presunte tali che hanno giocato contro il Toro. E poi cerca di far male, l'anno scorso faceva male in contropiede perché aveva due velocisti davanti, due giocatori veramente imprevedibili. Quest'anno ci prova, ma non ci riesce allo stesso modo, anche perché chi potrebbe fare il Cerci Immobile è Martinez per caratteristiche, ma non ha ancora l'abitudine a giocare nel campionato italiano, e allora sfrutta al meglio le palle inattive. Insomma, ieri poi, cioè, avessimo preso noi un gol così, oggi ci sarebbe stato, sì, perché prendere un gol così al 94esimo, cioè ieri me lo sono rivisto 200 volte quando sono arrivato a casa, perché cioè, ero allibito a vedere difensori, professionisti, gente che prende un milione, anche di 2 milioni all'anno, che al 94esimo cioè, sta lì a guardare la palla e non segue l'uomo, cioè, cosa allucinante. Ecco Daniele, in effetti queste due vittorie su Cesena e Inter sicuramente hanno ribaltato anche il rumore della piazza e anche la classifica, il Torino è adesso più vicino all'Europa League 6 punti di quanto lo sia dalla zona di retrocessione, 7 punti di vantaggio. Pensi che anche a livello psicologico si è cambiato qualcosa nella squadra, la convinzione? Il Torino non vinceva 2 partite fuori casa di fila dal 95, Ventura non aveva mai battuto l'Inter, il Torino non vinceva da 27 anni, insomma è un momento davvero storico, particolare. Ma finalmente abbiamo rivinto contro una big, dicevi appunto, il Torino non batteva una big dal 2001 contro il Milan, quel gol di Lucarelli, se vi ricordate. La vittoria è molto importante, chiaramente è stata una brutta partita, diciamolo, perché non ha giocato bene né il Toro né l'Inter, chiaramente il Toro aspettava nella sua metà campo, pronto a ripartire, però manca la qualità, diceva Stefano, nei contropiedisti, chiaro che non può essere Martinez a dare qualità, a sostituire Cerci Immobile, abbiamo visto Farnold che ha fatto un tiro sbagliato, abbiamo visto Maxi Lopez entrato che ha fatto un assist lungo per Quagliarella, e poi lo stesso Maxi Lopez, nuovo acquisto del Toro, magari ne parleremo dopo, sì, è stato bravo a spizzare la palla sul primo palo e a fare l'assist per Moretti, che ha segnato questo gol importantissimo. Tra l'altro Moretti aveva esordito nel 2001 nella Fiorentina, proprio allenato da Roberto Mancini. Adesso tu dici vicino a zona di retrocessione, vicino a Europa League, io credo che quest'anno Europa League sia un miraggio per il Toro, speriamo che almeno insomma affronti il Bilbao tra qualche settimana con speranza un po' di più rispetto a quello che c'era qualche tempo fa di superarlo, perché il Bilbao è 13esimo, ha pareggiato ieri col Malaga, non è più quello lo spauracchio di un mese poi, e mezzo fa. Ne parliamo anche perché Fabrizio Faria con Medias Premium ha commentato quasi tutte le partite, soprattutto la trasferta, di questa cavalcata da parte del Torino, un po' il totem, se mi consenti, del Toro. Ne parleremo dopo anche del Bilbao, adesso dobbiamo fermarci e andare in pausa. A prima. Siamo giunti al momento della pubblicità, ci vediamo tra pochissimo con Orgoglio Granata. Seconda parte di Orgoglio Granata, bentornati! Abbiamo iniziato l'analisi della vittoria del Torino San Siro firmata da Emiliano Moretti, che è un po' il simbolo
di questi due anni, di questi ultimi due stagioni del Torino, giocatore che insomma è stato ceduto al Torino dal Genoa nel pacchetto Immobile, non c'è grande fiducia in lui e in Bovo, invece Moretti dal primo giorno ha subito entusiasmato Ventura e i tifosi col suo atteggiamento. Allora la copertina la dedichiamo a Emiliano Moretti. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. Poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Questa è la copertina di Emiliano Moretti, ovviamente protagonista San Siro. Sentiamo cosa ha detto nel dopopartita. Credo che la vittoria a San Siro sia un giusto merito per quanto ha fatto la squadra. Quando si offre e si lotta tutti insieme, poi è giusto che arrivi il premio. Questa vittoria certifica che quando il Toro ha la possibilità di lavorare con serenità, può raggiungere qualsiasi risultato. Il Moretti Dixit, Ale. Moretti Dixit, lo diciamo non solo perché c'è Fabrizio Ferrero che è di Mediaset Premium, ma alle 23.20 lo potete vedere in diretta a Tiki Taka, e quindi insomma lo potete sentire su Italia 1 ovviamente. Sì, Fabrizio, allora dicevamo Moretti è un po' il simbolo di questa squadra del Torino. Ecco, tu che commenti tutte le partite un po' della Serie A, ecco, che impressione avevi del Torino prima magari di queste due vittorie, che impressione hai adesso nell'economia del campionato? Insomma, quale può essere la posizione del Torino? Più vicina al sesto posto o più vicina al diciottesimo posto da qui alla fine? Qui dov'è? Cioè, limbo. Secondo me sì, una situazione in questa stagione, questo è importante, stare lontano dalle zone pericolose di classifica, non pensare ad andare davanti perché è veramente ben impossibile, e non credere che sia impossibile provare a fare qualcosa con il Bilbao, quindi anche quello è importante, e quindi se si riesce a far punti e stare lontani dalle zone pericolose, poi si può pensare ad andare a affrontare quella trasferta, quella partita in casa prima contro il Bilbao, magari con le carte in regola per provare a continuare un sogno in Europa. Non significa necessariamente arrivare fino in fondo, ma fare un altro passo avanti, e comunque fa parte di un processo di crescita, che è quello di cui ha parlato spesso Ventura. Si vince ovviamente iniziando a vincere, iniziando a puntare su tutti gli obiettivi, non lasciando nulla per strada, e credo che il Torino anche nelle partite più negative quest'anno abbia dimostrato di avere le carte in regola e fare un campionato tranquillo. Lo scorso anno, come ti dicevo, è andato oltre per me qualsiasi previsione, ha fatto qualcosa di straordinario. Se quest'anno fa il suo, rimane in una situazione di tranquillità che può permettere di dedicarsi all'Europa League, che magari puoi pensare il prossimo anno di fare un altro passo in avanti. Ecco, tra le cose che ha detto Ventura nel dopopartita, Stefania ci ha detto qualcosa, ha anche detto è ovvio che se ti vendono Cerci Immobile, un conto se ti arriva a Cavani, un conto se arriva un 19enne che viene dall'altro campionato, penso il riferimento fosse a Martinez, che comunque ne ha 21 e non 19 anni, quindi Amaury l'ha un po' cancellato dal suo vocabolario. Ecco, però il Torino manca qualcosa, cioè questa settimana è decisiva, no? Cioè le due vittorie non ingannino, c'è comunque bisogno di qualcosa sia in attacco che a centrocampo. No, sicuramente servono dei rinforzi, ma quello servono a tutti. Il problema è che bisogna capire quali sono le disponibilità, se ci sono questi soldi non si vogliono spendere, se non ci sono proprio, questo ovviamente è difficile da capire. I tifosi ovviamente chiedono, come giusto che sia, che la società spenda sul mercato per rinforzare la squadra e per poter sognare i traguardi di cui parlavamo, perché è chiaro che il problema del Torino non è tanto la qualità di alcuni giocatori, perché poi, come dicevi tu, lo scorso anno la differenza non solo nel Toro ma a livello anche nazionale, Moretti è stato uno dei migliori giocatori della Serie A lo scorso anno. Si è parlato di Darmian perché è andato in nazionale, ma il rendimento di Moretti è stato straordinario, anche quelli fanno la differenza. Molti avrebbero voluto un giocatore come Moretti con quella costanza di rendimento e quei risultati. Poi c'è da fare un discorso, è chiaro che a centrocampo soprattutto serve la qualità. Torino lì probabilmente ha bisogno del giocatore migliore, e poi serve una punta che la butti dentro, sono due tasselli importantissimi, e quando perdi due giocatori come Cerci Immobile ti fai aspettare di avere davanti un giocatore almeno a livello di Immobile. Quagliarella fa un grandissimo lavoro ogni volta, ma non è quel giocatore lì, probabilmente è lì che bisogna fare gli investimenti. Forse due grandi nomi saranno impossibili, ma almeno uno dei due. Ecco, no, è che Fabrizio, il Toro è stato anche sfortunato quest'estate, perché nel sostituire Cerci Immobile ha cercato di investire poi parte di quei soldi proprio per ristrutturare tutto il resto della squadra, e la qualità centrocampo doveva essere garantita da Nocerino e Sanchez Migno, certo, sì, che sono stati due
errore, diciamolo, almeno in questo momento. Uno è stato completamente bocciato, l'altro è stato rimandato per ora. Però ha influito molto quello, ora si cerca una pedina, ma anche perché si è corti a centrocampo. Allora, sentiamo anche, allora, siccome è stata una giornata importante anche per il presidente Cairo, che vive a Milano, lavora a Milano, la prima volta che ha vinto a Milano, per lui una soddisfazione importante, oggi ha parlato e ha detto le cose importanti. Vediamo magari Stefania ce le riassume e poi le commentiamo subito anche con Mario Cacciolato. Sarà meglio. Infatti sarà Alessandro, meglio. Allora, prima di tutto Urbano Cairo dice qualità e non quantità, questa è già la sua prima dichiarazione. Dai. E poi ospiti d'eccezione a radio Anch'io Sport su Radio 1 Rai, il presidente del Toro Football Club, Urbano Cairo, ha commentato l'importante vittoria di ieri a San Siro contro l'Inter e attraverso le domande del conduttore e degli ospiti in studio ha spaziato su ogni argomento. Sì. Il primo argomento è stato proprio la partita ovviamente di ieri. Quella di ieri è stata una grande vittoria, un successo che ci ha in parte compensati della beffa all'ultimo minuto allo Juventus Stadium nel derby. Probabilmente nell'arco di un campionato fortuna e sfortuna si compensano. Quella di ieri per noi è stata una grandissima soddisfazione. Abbiamo concesso pochissimo all'Inter, nel secondo tempo abbiamo creato alcune occasioni in contropiede senza però riuscire a concretizzarle. Poi all'ultimo minuto, nell'efficissima spiazzata di testa di Maxi Lopez e la straordinaria incoronata di Moretti ci hanno portato ad un successo che al Torino a San Siro mancava da tanti anni. Poi continuiamo, ecco, in effetti non ci chiede molta questa compensazione, forse per i tifosi del Toro era meglio pareggiare il derby, pareggiare con l'Inter, sì, avere un punto in meno, ma almeno avevi pareggiato in casa della Juve. Sì, però alla fine vedi come un risultato ti cambia il giudizio completamente di una partita, cioè dopo il derby Si sono sentiti tanti tifosi dire sì, però quell'errore all'ultimo di Benassi, che poi non ha sbagliato Benassi, ma questo è un altro discorso. E adesso sembra che abbiamo giocato la partita perfetta, quando se su uno dei traversoni, perché comunque l'Inter non ha praticamente tirato in porta, ma se su uno dei traversoni arriva un mezzo piedino, la deve va dentro, finisce 1-0 per l'Inter, saremo qua tutti a dire se andate a Milano a fare le barricate, non abbiamo costruito niente, siamo una squadraccia, ci vogliono i rinforzi. Va bene, però non è da incensare questa vittoria, come non erano da bocciare le sconfitte contro Sassuolo e Verona. Che bello che oggi Mario continuare a farlo parlare, che bello. Allora mi alzo e me ne vado a casa. Se deve sempre continuare a parlare noi, non lo so. Tu lo sai, lo devo litigare, sono i nostri colleghi. Lamentate anche di una vittoria, Mario. Presidente sul mercato. Anche se c'è una vittoria, però sentiamo invece. Sentiamo che cosa ha detto Cairo sul mercato. Finora abbiamo preso un giocatore che è Maxi Lopez, che si è presentato con un gol e un assist. Sono questi gli innesti che vogliamo. Calciatori capaci di dare alla nostra squadra un valore aggiunto e soprattutto disposti a venire con la mentalità giusta. Non basta spendere tanto per fare... per gloriarsi di aver aggiunto un giocatore in rosa. Un calciatore non fa una squadra, semmai è il contrario. Non è un problema di quantità, ma nel mercato di gennaio va fatto ciò che si può fare, ciò che può funzionare. Nel passato ho fatto operazioni di cui oggi mi sono pentito, perché non sono servite a nulla. Da parte nostra l'intenzione era quella di fare di più, tanto che mi sono esposto dichiarandolo apertamente, se non che in questa sessione dell'anno il calciomercato non dipende solo dai tuoi interessi, dalle tue volontà. Mi fa sorridere l'hashtag Cairo Braccino. In estate abbiamo dovuto cedere Immobile e Cerci perché volevano andare via e di quei 24 milioni ne ho immediatamente reinvestiti 22. Siamo una delle società che hanno speso maggiormente sul mercato, quindi lo ribadisce ogni volta. Io capisco tutte le critiche, ma a volte ci sono degli eccessi che non vanno bene, anche perché la situazione del Torino merita un'analisi più approfondita. Ecco, poi continuiamo, ecco, oltretutto Cairo si è un po' infastidito per il titolo di Tutto Sport Sveglia di qualche giorno fa. In realtà aspettiamo, c'è ancora una settimana di mercato. Ecco, Mario, si è parlato molto del centrocampista di qualità. Avete parlato tanto, ma adesso voglio parlare io, voglio dire le cose come sono. Guarda in camera. Prima di tutto io non sono esaltato perché abbiamo vinto contro l'Inter alla fine. Certo che sono contento come tifoso del Toro, che ho goduto, è stata una bella goduria vincere a 4 secondi. Abbiamo anche perso delle partite a 4 secondi, a un secondo. Quindi questa partita veramente è un gran onore, è un gran piacere per la squadra.
La partita contro il Cesena eravamo obbligati a vincerla contro l'ultima in classifica. Se non vincevamo contro l'ultima in classifica vuol dire proprio che noi eravamo anche di quel, anche noi proprio gli ultimi da restare in quella parte. Adesso ritorniamo, adesso Cairo la deve smettere, Urbano Cairo la deve smettere a prendersi per i fondelli dicendo che lui ha speso 22 milioni di euro, 22 milioni euro quando lui ne ha cassati molto di più. E se la campagna acquisti è stata fatta, non è stato, non do tutta la colpa a Urbano Cairo, ma è inutile che si esalta in questo momento il mio amico Ventura, perché no, è stato lui che ha voluto certi giocatori, è stato lui che ha impostato la squadra in una certa maniera. E allora no, se adesso andiamo in queste situazioni, la causa principale è lui. Assieme lui adesso se la prende con, adesso se la prende con Petracchi perché gli ha comprato certi giocatori, ma è lui che gli ha detto di comprare, e non si può lasciare fuori un certo giocatore che è stato pagato 3 milioni e mezzo. Lui fuori. È basta. Quando dici lui intendi Ventura. Certo. Com'è? Quando dici lui intendi Ventura, che adesso hai detto due volte lui. Nel senso, no, sì, che Cairo le avrà detto che tipo di giocatori volete, sì. Allora dispongo una cifra, comprate, ditemi cosa comprate. Hanno comprato i giocatori, però adesso non vanno bene perché tutti i giocatori che quest'anno sono in rosa nel Torino, no? È tutto causa del mister che ha voluto accettare questi giocatori. Adesso non servono? Adesso non servono? Super Mario, no, per favore, per favore. Cerchiamo invece di essere più leali. Lunedì ne abbiamo due, e se anche non compra un attaccante e un centrocampista, no? Un uomo che dia la possibilità, perché noi abbiamo dei giocatori che veramente adesso non esaltiamo, che sono poi mediocri, non sono dei fuoriclasse. E certamente che noi arriveremo, no, tra l'otto e il decimo posto, senz'altro arriveremo, però in questo momento noi non siamo proprio soddisfatissimi che tra l'ottavo e il decimo si mette davanti. Non ho capito neanche il concetto generale di quello che voleva dire Mario. Comunque arriviamo a questi 22 milioni. Il tuo concetto è che tu non potrai mai parlare come me, perché tu sei un pro società, io non sono un pro società, che sia ben chiaro quello. Facciamo anche tu sei un mezzo società ultimamente, non sei più andato parte della tifoseria, che sia ben chiaro questo. Allora facciamo i conti. Se la tifoseria non ragiona, ma dice 22 milioni perché tre per Quagliarella, tre e mezzo Martinez, tre e mezzo Sanchez Migno, due e mezzo Marco Gaston Silva, due alla fine uno Jansson per farlo arrivare prima. Insomma, sono otto giocatori, tre e mezzo Maximovic perché Molinaro riscattare, e Babaretto, dove Babaretto là? Però 800.000, quindi insomma che fa il totale 22, insomma, fa 22. Il problema, come abbiamo già ripetuto tante volte, ma Mario non vuole capirlo perché lui deve inveire, perché lui voleva destro e se fosse arrivato destro avrebbe voluto il Sharawi, eccetera, perché no, io ovviamente qua alla fine non va mai bene niente, quasi a metà campionato siamo già nel ritorno, si parla ancora di Cerci e di Immobile, basta, se ne voglio ne parlare, basta, no, ne parlate sempre, adesso non è che ti lamenti, smetti di parlare. No, e parlate. Ma voi chi? Ha speso qui, ha speso là, ha fatto qui, ha fatto là. Ha speso. Ma cosa speso? Dobbiamo fermarci, poi andiamo. Nancy, andiamo da Nancy. Buonasera a tutti, io sono Nancy, ho 17 anni, sono di Torino e faccio parte del gruppo delle Circe Italia. E ora è arrivato il momento di mandare la pubblicità con i gol dei nostri sponsor, ma rimanete con noi con altre notizie con Orgoglio Granata. Parte, bentornati a Orgoglio Granata. E ho tanti temi oggi, vittoria ovviamente storica di San Siro, poi ovviamente il mercato, dobbiamo concludere anche Stefania, l'esternazione del presidente oggi, stamattina in radio, ha parlato anche della questione Ventura. Infatti sì, ancora ha detto qualcosa sull'analisi sempre della situazione della squadra adesso e poi ha fatto anche qualche commento su Ventura. Sentiamo prima l'analisi. Siamo a tre punti dal settimo posto, siamo la quinta miglior difesa italiana, abbiamo riportato il Toro dopo 20 anni in Europa e siamo qualificati ai sedicesimi di finale di Europa League, abbiamo 8 giocatori che giocano stabilmente nelle loro nazionali.
giornali. Tutti i calciatori sono di nostra proprietà, non sono prestiti. Tra l'altro, un tempo si diceva che io facessi solo operazioni in prestito con diritto di riscatto, ma oggi la realtà è che tutte le altre società adottano questa modalità di acquisto. Questo è stato un precursore, dice. Sì, è stato un precursore. No, è vero che è cambiato molto. In effetti, i famosi 22 milioni hai operato su 8 giocatori, anche se poi un pezzo d'oceano sono già andati via. Ecco, erano i due prestiti, quindi sì. Cioè, sto dicendo che non ha prestiti proprio perché ne aveva tre in prestito: Ruben Perez, Nocerino e El Kadouri, che comunque ha un diritto di riscatto. Sì. I due dei tre sono via, cioè c'è solo più El Kadouri in prestito, quindi. Quindi Nocerino deve sentirsi in pericolo perché è l'unico sopravvissuto di questa parte. No, è caduto. Ecco, ricordiamo che anche per Ventura è stata, dicevamo, una partita storica, quella di ieri, perché non aveva mai battuto l'Inter quando ha allenato Cagliari, Udinese, Lecce, Bari, non aveva mai battuto l'Inter e quindi insomma per lui è un grande evento. L'ultima volta che il Torino aveva vinto a San Siro nell'88 allenava la Centese. E quindi insomma. Una bella soddisfazione. Speriamo che non passino altri 27 anni prima di vincere. Beh, però ricordiamo, in realtà 27 anni, però sono 15 partite solo, tra virgolette, perché il Torino ne ha fatti 11 in B, quindi 11 campionati in B, quindi. Però è un periodo in cui i cicli negativi stanno interrompendo, perché l'anno scorso aveva vinto a Bologna, Udine dove non vinceva da 30 anni. Con l'evento dove segnava da 12. Con chi non stiamo vincendo? Col Milan, un Milan scarso così come gli ultimi anni. L'anno scorso ci siamo andati vicini, aveva segnato Immobile, sì. Poi ha avuto un'occasionissima falla. Ti chiedo se avete rimpianti, perché Ventura ha detto dopo Cesena: sono quasi commosso perché abbiamo per la prima volta 3 settimane piene di allenamenti e non di partite infrasettimanali. In settimana c'è Milan-Lazio, certo con un Milan così allo sbando, se il Torino avesse battuto la Lazio anche la Coppa Italia può diventare un obiettivo. Avete impianti o visto come è andata la partita con la Lazio? Io ne ho parecchie, secondo me, cioè dichiarazioni, sentire dire insomma che dice abbiamo 3 settimane libere eccetera, fa rabbia, perché è la prima volta dopo tanti anni che potevamo arrivare a un tabellone con un Milan scarso eventualmente per arrivare in semifinale, buttare via una partita con la Lazio in casa come l'abbiamo giocata. Siamo tornati, come dicevamo altre volte, nell'anonimato dell'era Cairo, perché tranne la scorsa stagione, quando il Toro insomma, ha fatto una stagione sopra le righe, lo diceva anche lui prima, quest'anno siamo 13esimi, i dati, se vuoi te li dico, rispetto all'anno scorso, rispetto alla prima giornata di ritorno, rispetto all'anno scorso eravamo 7esimi con 29 punti, 33 gol fatti. Quest'anno siamo, adesso con la vittoria dell'Udinese, sei definitiva, siamo 13esimi con 25 punti, 17 gol fatti, quindi Ventura sta facendo gol subiti, perché fate solo i conti che interessano voi, subiti, te li dico. In realtà mancano 3 punti al settimo posto. Ricordiamo che settimo posto l'anno scorso a questa giornata erano 27, quest'anno 21. La difesa quindi giustamente sta tenendo, però l'abbiamo detto altre volte, di cui quanti su rigore, visto che sei, abbiamo perso tantissima qualità, il problema Stefano, il problema che abbiamo perso tantissima qualità, è inutile, voglio dire, nascondere la verità ai tifosi, perché partite come quella di ieri a San Siro dimostrano, nei contropiedi l'abbiamo visto, l'anno scorso avevamo dei giocatori come Cerci Immobile, sì, che saltavano l'uomo, creavano superiorità e segnavano e facevano assist, anche il Kadouri, ne parlate prima durante la pubblicità, usufruiva di questi spazi, tant'è che l'anno scorso a fine stagione ha fatto comunque 5 gol, sì, quest'anno ha avuto difficoltà e sta facendo difficoltà a mettersi in posto. Che subito, ti do la parola subito, quale cosa vuol dire che ha detto finalmente è un 3 settimane che vedo veramente che si impegnano i giocatori? Un mese e mezzo, quando 5 giorni. Vabbè, io credo un mese e mezzo. Cosa hanno fatto hanno fatto prima i giocatori? No, cosa ha fatto lui assieme ai giocatori chiuso là nel recinto della C-Sport? Cosa ha fatto? Mi deve dire cosa ha fatto? Sono andati a pesca? No, io credo il riferimento fosse al fatto che da quando non ci sono le coppe che può svolgere la settimana di allenamento pieno, la settimana tipo. Più mi odiate più mi fate piacere. Fabrizio, ti chiedo invece la questione portieri, perché penso che insomma abbiamo vissuto sti mesi di alternanza Padelli-Gilet, quando sembrava che Gilet addirittura rinnovasse il contratto, è tornato Padelli e credo che anzi Gilet magari questa settimana potrebbe essere l'ultima sua al Torino, potrebbe anche chiedere di essere ceduto in caso di mancanza di rinnovo. Come la vedi dal tuo punto di vista e tu chi sceglieresti tra Padelli e Gilet? Tema libero. Avessi lo stipendio di Ventura farei queste scelte senza problemi, visto che parlavamo di questo, ne ho un altro, quindi magari non tocca a me. Quello che posso dire io è Gilet, intanto ho seguito il Catania la settimana scorsa e il Catania lo aspettano, lo vorrebbero. Quindi ha estimatori, uno di questi è proprio il Catania, certo.
sarebbe scendere in Serie B, ma vorrebbe dire giocare un progetto, un Catania che è cambiato completamente con tanti prestiti, certo, anche Catania, però con giocatori importanti e vuole risalire. Per quello che riguarda Gile Padelli, io credo che nel Torino ci sia stato un momento delicato, probabilmente quello proprio relativo a quell'episodio di Helsinki, quella sconfitta, quella sfuriata di Ventura, un paio di partite in campionato che sono andate male dal punto di vista dell'applicazione dei giocatori che in campo non hanno dato quello che dovevano dare, e lì probabilmente si è rotto qualcosa. Certo. Sono andati fuori rosa alcuni giocatori, certo, da Barreto, che era già prima, sì, e altri, Nocerino e via dicendo, qualcun altro ha avuto delle responsabilità maggiori, qualcosa è cambiato anche tra i portieri. Io credo che Padelli lo scorso anno abbia fatto una stagione importantissima, certo, un portiere che ha dimostrato di saper aspettare il momento, anche quando le cose sono andate male quest'anno e lui è stato messo da parte, non credo abbia mai fatto polemiche, abbia mai creato problemi, abbia accettato decisioni del mister, si è fatto trovare pronto in Coppa Italia quando era il caso, in Europa League quando era il caso, e alla fine adesso, se la scelta è ricaduta su di lui, lo si vedrà allenare sempre. Gillè ha anche un'età differente, non molto tra di loro, ma un'età differente. Probabilmente la scelta che è stata fatta su Padelli è quella più giusta, anche perché se Gillè si guarda intorno, probabilmente a Torino aveva perso degli stimoli, aveva perso delle sicurezze, qualcosina non ha funzionato anche in difesa, i portieri hanno fatto delle papere Padelli qualche volta, l'ha fatta anche Gillè. Io credo che sia un ruolo delicato, io credo che alternare i portieri sia un grosso problema in qualsiasi squadra, anche nel Real Madrid. Ricordate quello che è successo con Diego Lopez, è andato via, Diego Lopez è andato via. Quindi adesso non è Real Madrid, ma alternarli è un problema, tranne che c'è una situazione come la Juve, Buffon e Solari, che sa che se vuole rimanere gioca solo quando Buffon non c'ha voglia. Allora, o c'è quella differenza, ma non c'era, secondo me, tra Padelli e Gillè. Ecco, perché Stefano, in effetti si è parlato per tante settimane dell'innovo di Gillè, dicevamo, vabbè, se Gillè innova, Padelli va via. Adesso, diciamo, se Padelli gioca, Gillè, ma sicuramente non innova, e anzi magari chiede di andare via in questa sessione di mercato. Credi che Gillè abbia fatto il suo tempo al Torino, che a questo punto Ventura abbia scelto, e soprattutto non è che quest'estate magari Ventura ha fatto capire a entrambi che potevano essere titolari, entrambi pensavano di esserlo e poi invece ha fatto scelte diverse, ha cambiato? Probabilmente sì, cioè probabilmente non sapeva nemmeno lui, perché sai, ritrovarti un portiere su cui hai contato parecchio dai tempi di Bari, l'ha voluto fortemente come Gillè, ritrovartelo dopo un anno di squalifica, non sai che Gillè ti ritorna in campo. Lui, mi ricordo, a Bruges disse a una conferenza stampa prepartita, forse c'eri anche tu, Fabrizio, disse: se Gillè torna a essere Gillè, il posto è suo. E mi pareva evidente con quella frase che dopo la partita, in cui Gillè fece una partita incredibile, che il posto fosse ormai di Gillè, una cosa assodata. E infatti da quel momento la porta è stata sua. Poi Gillè ha sbagliato qualcosina, probabilmente perché anche lui non si sentiva sicuro, o forse perché l'anno di natività non gli ha fatto così bene. A quel punto, sai, anche a livello societario devi prendere delle decisioni, perché tu hai dei giovani molto interessanti come i fratelli Gomis, l'anno prossimo potrebbe essere ancora l'ultimo anno da titolare di Padelli o Gillè, con il giovane che cresce e poi diventa il tuo futuro. A quel punto cosa fai? Tieni Gillè, che ha ormai 36-37 anni, ancora per un anno, che poteva essere una buona soluzione, e cerchi di monetizzare con la cessione di Padelli, oppure tiene ancora Padelli e magari non solo un anno, però a questo punto magari, certo, anche due. Mi pare che in questo momento la decisione sia per avere Padelli titolare, e Gillè dipende, perché a fine anno va in scadenza, potrebbe decidere di rimanere fino a fine anno, sapendo però in questo momento, conscio di dover fare il secondo e giocarsela magari in Coppa. Certo. Io ti dico, credo che lui magari oppure, voglia di oppure giocare, chieda, magari, esatto, se oppure va a giocare che lui sei mesi importanti adesso, prossimo anno in Serie A col Catania, magari fanno un contratto di 2 anni e mezzo. E anche perché è stato un anno fermo, ha bisogno di giocare. E poi un anno fermo, quando si torna, vale un po' per tutti, vedete anche Montolivo per esempio, quando vedono un infortunio, le prime partite le fai bene e poi crolli. Questo capita anche al tennista, no? Qualcosa che rimane con la pancetta un po' fermo, poi riprende a giocare, le prime palle le giochi bene, poi dopo la terza volta va in difficoltà. E Gillè magari ha avuto anche questo tipo di problema, le prime partite ha giocato con una concentrazione. E l'ha giocata anche bene quella di Bruges e altro. E poi alla fine ha avuto un piccolo calo e probabilmente torna un po' per metro. Da poco sentiamo Maxi Lopez, che è stato presentato i giorni scorsi. Prima però completiamo il commento di Caio su Ventura, mi sembra. Infatti, adesso abbiamo l'ultima parte dell'intervista. Sentiamo che cosa ha detto Caio su Ventura.
Quando il Toro vince capita spesso di leggere complimenti, peraltro meritatissimi, al mister Ventura e ai giocatori. Ma Ventura e i giocatori li ha scelti la società. Il mister l'ho voluto fortemente, anche su spinta del nostro direttore sportivo Petrachi, che era stato suo calciatore ed è con noi da ormai 4 anni. Credo che con il Toro lui stia attraversando il momento migliore della sua carriera. Ha trovato una società che lo ha sempre appoggiato e lui è stato molto bravo ad ottenere risultati. Non aveva mai fatto così bene, non era mai andato in Europa. Un rinnovo di contratto per il mister, abbiamo firmato sino a giugno 2016, abbiamo ancora 1 anno e mezzo, oggi non è questa però la priorità, quello che conta con il mister è guardarci sempre negli occhi e capirci. Ecco, cosa vuol dire? Allora, vuol dire questo... tanto. Cosa vuol dire? Allora, innanzitutto fino al 2016 Ventura aveva 68 anni. Cioè, non lo so, Mario ha già la risposta, allora, quindi chiedi prima a Mario, perché insomma lui sa già cosa vuol dire. Però c'è stato qualche disaccordo sul mercato, quello che hai detto ieri, Ventura non è stato fatto mercato, non c'è Cerci, non c'è Immobile, ma comunque ha fatto 25 punti. Cioè c'è stato qualche... Cioè, magari il si non c'è Cerci, non c'è Immobile è un dato di fatto. Però non c'è nemmeno uno come Cerci e uno come Immobile. Il non è stato fatto il mercato, secondo me, era più una stilettata, se vuoi, a noi giornalisti o ai tifosi che vogliono il mercato. Se non c'è stato fino a questo momento, ma sono arrivate 7 risultati utili consecutivi, 2 vittorie consecutive, insomma, non c'era tutto sto bisogno di mercato impellente, evidentemente. Quello che dice Cairo mi sembra quello che deve dire un presidente in questa situazione. Insomma, c'è un contratto fino al 2016, valuteremo, in 1 anno e mezzo può succedere di tutto. Ecco, guarda il time code fino alla fine della pubblicità, Mario, quello che pensi? Ma io quello che penso, te l'ho detto, che Ventura quest'anno deve chiudere col Torino. Ha fatto veramente delle bellissime cose. Io sono stato andato diverse volte a mangiare anche con lui, è un amico, però io lo aspetto, lo rispetto per tutto quello che ha fatto, ma secondo me ha finito. Ma perché ha un po' litigato con alcuni giocatori, perché è ovvio che ha litigato con qualche giocatore. Ha litigato con diversi giocatori. Il presidente, è logico che lui è venuto, ha dato anche un momento che, essendo che Petrachi è stato un suo giocatore, ma tra loro due c'è un grande feeling, no? Certo. È logico che i giocatori che hanno comprato, non bisogna dare una causa al direttore sportivo, i giocatori che sono stati comprati è perché li ha avallati l'allenatore Ventura. Sì. Se poi Ventura in questo momento qua non è più se stesso a condurre il Toro, è meglio che la smetta e vada a divertirsi un po' o verso il sud o verso la Riviera, e che lasci a un giovane che ritorni perché con delle idee più chiare. Ecco, perché tu sappiamo che sei un estimatore di Longo e vorresti Longo sulla panchina del Toro. Io vorrei che al Torino ritornassero dei personaggi che veramente amano e adorano questa maglia granata, non sempre quelli che vengono, che amano la maglia, amano qui, amano là, e poi invece del Toro non gliene frega assolutamente niente. Beh, continuiamo allora, dopo. Su questo motivo io mi arrabbio. Ecco, a Friola. Io sono a Friola, ho 19 anni, sono anch'io di Torino. Faccio 19 anni? Eh sì. Ah, non le 17 prima. No, lei 17. Faccio parte delle CIRS Italia. Ora ci lasciamo per qualche minuto con i gol dei nostri sponsor, a tra pochissimo con il quarto blocco. Rimanete con noi. Benvenuti. Quanto parte di Orgoglio Granata, ovviamente stasera si gioca anche 2 partite, anzi si è già giocata Empoli-Udinese con la vittoria dell'Udinese, si sta giocando Napoli-Genoa, il Napoli sta vincendo 1-0 e quindi la classifica in qualche modo cambia e magari Friola ce l'aggiorna in questo lunedì, insomma, quando si gioca è sempre una classifica in divenire. Ok, allora al primo posto abbiamo la Juve con 49 punti. Roma 42, Lazio, Sampdoria 34, Napoli 33, Fiorentina 31, Genoa 28, Palermo Udinese 27, Inter Milan 26, Toro Sassuolo 25, Verona 24, Atalanta 20, Empoli Cagliari 19, Chievo 18, Cesena 12, Parma 9. Ecco, quindi il Torino è stato scavalcato stasera dall'Udinese, ma
ha ben 7 punti sulla terz'ultima e ne ha solo 6 dal sesto posto, ovvero, come dice il Presidente, che sono 3 punti al settimo posto, ma il settimo posto non vale niente, vale il sesto, che invece ti porterebbe in Europa League. Ma il sesto se nessuno... Se uno delle 5 vince la Coppa Italia. Sì, perché esatto. Sennò vale solo il quinto. Il quinto. E col Milan e l'Inter in quelle condizioni, la Coppa Italia adesso metteranno in campo già il Milan domani, la formazione migliore, certo. Perché non può permettersi di non arrivare in Europa. Però quella è la formazione migliore. Non lo so, guarda Fabrizio, che potrebbe c'è anche il Sharawi rotto fino a fine stagione, potrebbe valere anche il settimo posto come l'anno scorso se qualcuno è se finisce dietro la Sampdoria, perché non so se il nostro omonimo paga l'Inter. Già permettermelo, certo non l'aiuto, certo. Invece sentiamo adesso Maxi Lopez, anche lui un totem, perché l'altra volta ha fatto il titolo Veni di Vici, perché aveva segnato il gol decisivo a Cesena, ha fatto l'assist per il gol di Moretti, anche poi un'esultanza polemica a fine partita, ma tralasciamo, sentiamo le prime parole ingannate di Maxi Lopez, che ci spiega questo suo legame al Torino, visto che lui è tifoso del River Plate, perché ha scelto la maglia numero 11, perché quella famosa esultanza della gallina, insomma ci spiega un po' di cose della sua vita. Maxi Lopez. Salamini Beretta, che te lo dico a fare? Salamini Beretta spariscono in fretta. Adesso sono arrivato e ho capito che la gente e la città ha una passione per questa squadra pazzesca, quindi ovviamente in senso di responsabilità e di voler far bene, perché rappresenta una storia molto importante. Quindi penso che già si abbia capito. La gente che c'era a Cesena l'altro giorno e la squadra, penso che nel momento che ho avuto la fortuna di segnare, di trovare i 3 punti importanti per noi, è venuta tutta la squadra, la panchina, tutti insieme ad esultare, quindi questo vuol dire molto, vuol dire che la squadra è una squadra compatta, che il gruppo è a posto, e ovviamente iniziare così sempre il massimo, sia con Quagliarella, a Mauri, Joseph, cioè chiunque sia, l'importante è trovare una grande intesa e dare quella sicurezza che è quella del gol e tornare a essere decisivi, no? Parte da noi, perché ovviamente in attacco la responsabilità è nostra, quindi io cercherò di adattarmi alla idea, a quello che vuole il mister rapidamente e cercare di capire i miei compagni, che tra l'altro già l'abbiamo fatto molto bene la settimana scorsa, quindi speriamo di dare una continuità a quel lavoro. Con il presidente e il direttore è sempre stato un ottimo rapporto, io già avevo avuto il piacere di conoscerli prima, qualche anno fa, abbiamo chiacchierato qualche volta. E beh, alla fine ci siamo riusciti a trovare l'intesa. Penso che loro sempre mi hanno spiegato qual è un po' la idea della società, quello che vuole la gente, al di là che già ho capito subito quando sono arrivato. E col mister, anche con lui già lo conoscevo da altre squadre, sapevo come giocava, è uno dei... Penso io, una mia opinione, uno dei pochi mister che ci sono in Italia che propone giocare a calcio. Quindi a me mi piace giocare in quel stile e sono arrivato con tanta disponibilità, volendo far bene. E penso che questa sia un po' la chiave giusta, no? Arrivare con la voglia giusta. Io sono carico e voglio ovviamente ritrovare il massimo del mio livello. Quindi penso che in questa squadra che gioca di questa maniera è per me una grandissima possibilità. Ovviamente ho già avuto qualche esperienza in passato con Coppe Europee, quindi questa è la prima volta che la gioco, al di là che già avevo giocato qualche preliminare in Russia dell'Europa League, però tornare ovviamente a giocare le Coppe Europee è un prestigio e so che è importante anche per la gente, per noi, per tutti quanti, quindi è una bella sfida. Già l'ho fatto tantissime volte, però questi fake sui social, io la verità è che non ho Facebook, non ho Instagram, non ho Twitter,
non sono pratico, non sono social, sono molto simpatico, però non sono social, veramente non so come iniziare le sessioni su Facebook, quindi immagina tutto quello che dicono di me, tutto quello che... ovviamente a me non mi piace perché io si devo trasmettere o dire qualcosa, ovviamente sempre sono disponibile e mi piace in questo senso, no, i social, quindi se mi dicono tante cose, ma non sono io, non sono io, quindi grazie alla domanda perché già sono uscito parecchie volte, non solo in Italia, anche in Argentina, tante cose, però la verità è che è un fake. Sono uscito dal River Plate, ero arrivato a Barcellona, io sono, come detto prima, tifosissimo del River Plate e ai tifosi lì il nostro logo, il nostro emblema è una gallina. Quindi è partita un po' lì in Spagna e l'ho fatto parecchie volte là, in Italia era partita, poi me l'ho lasciato un po' trascurare e adesso è tornata, quindi le fa piacere anche ai miei bambini, quindi è tornato un'altra volta, speriamo di farle tante volte con la fiducia giusta e in questo momento mio personale penso che potrei far molto bene, potrei aiutare le squadre e tornare ai grandi livelli che ero quando sono arrivato a Catania, quindi ci sto lavorando per trovare la continuità giusta e dare la mano che serve alla squadra. Mi piace il numero, quando ho scelto il numero mi hanno spiegato un po' che storia c'era dietro questo numero, però è una responsabilità bella, è una cosa che mi piace e poi tra l'altro 7, 9, 11, 10, qui al Toro c'è tante storie, ci sono tante maglie e ci sono passati tanti giocatori, quindi qualsiasi numero è la stessa responsabilità, io veramente vorrei onorarla dando del mio meglio. E so che aria tira, so che aria si respira in questa città perché un po' è lo stesso lì in Argentina, quindi è una cosa bella, dai, mi trovo come a casa mia. Il mio cognome per parte del mio padre è spagnolo, però per parte della mamma ho famiglia italiana, quindi ho anche la doppia cittadinanza, quindi anche lì mi sento abbastanza italiano. Salamini Beretta, che te lo dico a fare? Salamini Beretta, spariscono in fretta. Questo è Maxi Lopez, facciamo un applauso a Maxi Lopez. Dunque Stefano è presente alla conferenza, insomma metà di noi guardava non Maxi ho visto Lopez, molto bene io. Metà guardava Daniela Christiansson che è la fidanzata di Maxi Lopez, modella sì. Svedese, ecco, a sinistra Wanda Nara, insomma famosissima oggi signora Icardi, che ha però tre figli da Maxi Lopez, e a destra la fidanzata attuale, forse meglio dal vivo che in foto, però insomma Maxi scopre Lopez, un insomma, po' nella si foto, è non si fa vedere, non si fa vedere, è caduto in piedi, cioè non è... sì, infatti non mi sembrava disperato, esatto, infatti questo vabbè, è una notizia, l'abbiamo data, sì, sì. Mi sembra giusto darla, ovviamente noi non abbiamo questi problemi, no. Comunque no. Maxi Lopez, per capire. Diciamo che oltretutto come bellezza magari sono simili, però la fidanzata attuale mi sembra anche un po' più fine, un po' più elegante, leggermente. Un briciolo più fine, Bene, scusa Stefania per questo dopo discorso, dopo questo pettegolezzo i tifosi a casa vogliono sentire questo, se facciamo un blocco solo su questo secondo me aumentiamo anche la scena. Ah no, c'è anche Daniele, confermi anche tu, no? C'è una conferenza. È una bella, sì, è una bella ragazza, giustamente. Sono problemi quelli di Maxi Lopez, io parlerei dal punto di vista tecnico. Non siamo problemi. Sono problemi suoi. Si vede poco lì, l'abbiamo vista dal vivo sicuramente. A noi non ce ne frega assolutamente niente, non ci interessa il Toro, no? Ecco, però complimenti a Maxi Lopez che è dimostrato, chi conosce la storia del Torino, anche il grande Torino, conosce la storia della maglia numero 11, quindi è venuto preparato il Torino, un ragazzo comunque intelligente. E poi come tutti gli argentini sanno adattare bene alla... Poi nella presentazione ha tenuto un profilo basso, non ha creato polemica con Icardi, poi chiaramente dopo la partita adesso ha fatto dei tweet, giustamente avendo vinto al 94esimo. Sì, e dobbiamo prendere quasi in fase, salutiamo i nostri amici della Sisal. Infatti, e con orgoglio non solo Granata che salutiamo il nostro main sponsor, ovvero Sisal Win City di via Livorno 50 a Torino. Sisal Win City è anche premium sponsor da 4 anni del Torino Football Club. Sisal
Win City è un luogo di aggregazione positiva per trascorrere il vostro tempo di qualità, eat, drink e play. E vogliamo sottolineare tra le varie iniziative del programma di fidelizzazione Sisa Win City Club, e tutte le informazioni le potete trovare sul sito www.sisawincityclub.it. Salutiamo gli amici quindi di Sisal, adesso dobbiamo andare in pausa, dopo commentiamo il mercato Granata, che arriva tra Kone, Ilicic o qualcun altro, se c'è un attaccante, parliamo anche della partita col Bilbao, insomma tantissimi temi, e poi anche le telefonate da casa, i nostri amici del Tor Club di Carrasco, Nancy. È arrivato il momento della pubblicità, rimanete con noi con orgoglio Granata. Bentornati a Orgoglio Granata. È una serata storica perché commentiamo la vittoria del Torino a Milano, ma commentiamo, parliamo anche di mercato, vediamo anche i prossimi turni, perché è iniziato ieri bene il girone di ritorno, e un girone di ritorno comunque molto insidioso in queste prime settimane. Ricordiamo i prossimi turni: domenica 1 febbraio, ore 15 Toro Sampdoria, sabato 7 febbraio, ore 18 Verona Toro, domenica 15 febbraio, ore 15 Toro Cagliari, giovedì 19 febbraio, ore 19, Toro Bilbao, domenica 22 febbraio, ore 20:45, Fiorentina Toro, e infine giovedì 26 febbraio, ore 21:05, Bilbao Toro. Ecco, Stefano, direi per la salvezza sarebbe importante, dopo le sfide con Verona e Cagliari soprattutto, per lasciarsi proprio da terz'ultimo lontano, anche se magari da terz'ultimo poi potrebbe essere il Chievo, e poi anche perché magari così, se sei in una buona posizione di classifica, puoi giocare magari col Bilbao con la formazione migliore. Sì, l'importante è giocare rilassati, ma tutte, non solo col Bilbao. Uh-huh. E queste due vittorie consecutive ti danno comunque molta forza. Dovesse arrivare una vittoria anche domenica contro la Samp, secondo me il nostro campionato può veramente svoltare. Perché se ti ritrovi all'ottavo risultato utile consecutivo, tre vittorie consecutive, il gruppo che finalmente rema tutto nella stessa direzione, arriva magari anche... sicuramente arriverà uno o due giocatori in settimana, ti cambia veramente tutto, anche perché questi giocatori arrivano nella condizione migliore, perché arrivano con uno stato generale di euforia incredibile che li fa ambientare anche nel miglior modo. Spareci il programma di domani e poi andiamo alla telefonata. Infatti, dopo l'importante successo di ieri a San Siro, il Torino Football Club riprenderà domani gli allenamenti in vista della sfida casalinga di domenica contro la Sampdoria. Il programma di martedì 27 gennaio prevede una sessione a porte chiuse presso il centro sportivo Sisport. Ah, quindi a porte chiuse domani, benché sia martedì. Domani porte chiuse. Ormai sono blindate le porte da Sisport. Non si vede più l'allenamento. Martedì di solito sono aperte il primo giorno della settimana, invece domani sono chiuse, quindi non andate alla Sisport che non mi fate entrare. E poi abbiamo una chiamata, Alessandro, sì. E ci chiama Guglielmo. Buonasera Guglielmo. Buonasera a voi e grazie della trasmissione. Grazie a te per aver chiamato. Fatemi capire una cosa, della bionda, spiegami, ma Boom, ma l'ha drogato Mario? Che avete fatto? E non lo vedo battagliero stasera. Non sei battagliere, dice. No, Mario, che ce l'ha. È battagliero solo quando... La vittoria evidentemente l'ha fatto contento. No, ho detto Boom perché sta gli è vicino, no? Ho detto ancora gli ha passato qualche pastiglia. No, non ti attacca con nessuno. Grazie, potrebbe anche essere, no? Grazie mille, dai. Andiamo avanti. Guarda, sono veramente contento. Io avevo detto che una volta l'altra dovevamo vincere, abbiamo vinto a Milano. Nel lontano 88 me lo ricordo, ha segnato Cravero su rigore. Lo so Mario, c'eri anche tu. C'ero anch'io. Ragazzi, grazie di tutto e speriamo di fare 3-4 vittorie di seguito che ci mettiamo a posto. Perché secondo me il Napoli stasera gli fa 4 gol al Genoa, 3 o 4. E mi dispiace, però la classifica è cortissima, voi guardate sempre in basso perché abbiamo sempre paura di andare in Serie B. Cerchiamo di ragionare in un'altra maniera, che l'aria è cambiata come prima dicevate anche voi. Guarda che a 7-8 punti c'è il paradiso, non bisogna guardare che a 7-8 punti c'è l'inferno, noi ci siamo in mezzo, ci sono delle squadre davanti a noi che più o meno possiamo battere, tipo il Sassuolo, abbiamo davanti delle squadre che fanno bene, Inter e Milan quest'anno arriveranno dopo di noi senz'altro, ma arriveranno 14esimo o 15esimo se non le aiutano. Domani il Milan ne piglia di nuovo 2-3 dalla Lazio, cioè hai visto che squadra che è?
Va bene, accogliamo il suo invito all'ottimismo. No, ma non è il discorso di essere ottimisti, perché ragazzi, io il delle Alpi, mi ricordo un Monza 0, Torino 3, che dopo il 3-0 del Monza, quel tipo fa il cestaccio in curva, eravamo 1500 spettatori. Ferrante non ci stava, la curva è iniziata a cantare, il Toro poi fatto 3-3, alla fine ha preso anche un palo, mi sembra, si anche di Martagliati anche addirittura, mi ricordo. Però non torniamo indietro, quello era un Toro disastroso, questo è un bel Toro. Ventura secondo me è stufo di Cairo, di tutta la situazione, che insomma mettiamoci anche nei suoi panni, ci sono dei tifosi che vogliono la testa di Ventura. Ma cerchiamo di capire anche una cosa, sto vecchietto l'anno scorso è un vecchietto. Poi è giovanile, è giovanile, tutto quello che vuoi, io capisco tutto, però l'anno scorso ha avuto la grande occasione, con un colpo di culo, due o tre squadre sono andate male, il Parma, così, e noi siamo andati, perdonami, no, va bene, con un po' di fortuna siamo riusciti ad andare in Coppa, però guarda che... e chiedevano la testa di Ventura, poverino, questo in Coppa non c'è mai andato, noi ci ritorniamo dopo 20 anni, perché deve andare via, l'ha costruito lui la squadra. Va bene. Grazie, Guglielmo. Tolto Cairo, non ci compra nessuno, ragazzi. Guglielmo, l'Italia è in crisi. Comunque vi saluto e vi ringrazio. Perché voglio far parlare anche gli altri tifosi. Grazie mille, Guglielmo. Ciao, grazie. Molto simpatico e vivace. Molto ottimista, però. Ha detto il Sassuolo. Col Sassuolo abbiamo perso in casa. Io rispondo della Tanti, gli rispondo adesso perché Mario è così calmo. Perché il populismo non funziona quando il popolo ha la pancia piena, no? E quindi oggi non sa cosa dire. No, perché arriviamo da 7 risultati utili, 2 vittorie consecutive. E ha finito gli argomenti. Ha finito gli argomenti. Se il Toro vince, Mario è contento. Non sa più cosa dire. Io sono molto contento. Cosa critichi oggi? Non c'è da criticare. Cosa c'è da criticare? Non è che sia proprio soddisfattissimo. Soddisfattissimo del risultato che abbiamo fatto contro l'Inter a Milano, ma non soddisfattissimo della squadra, di un paio adesso di parliamo di Ligi con Nero, non diventa rossa, non è male. Che il 2 di febbraio non ci siano più uno in particolare, adesso parliamo al Caduri. Ma se ne vada a casa sua! Ma se il giocatore più tecnico che abbiamo! Allora, ragazzi, telefonata, dai, poi parliamo di Caduri. Ma se ne vada a casa sua! Vedi, la chiamata in casa si è scaldata. Telefonata, Alessandro. Poi parliamo. Ed è con noi Rodolfo. Buonasera, Rodolfo. Ciao, Stefania, buonasera a tutti. Ciao a te. Dunque, io stasera, a me dispiace non essere lì perché volevo fare il trio del Ferrero. Stefano. No, ma ne abbiamo qui altri, ce ne sono più. Ce ne sono più di due, Adesso manco io, mi dispiace. Comunque io volevo fare i complimenti a Fabrizio perché lo ascolto tutte le domeniche quando se lo mette da Torino, che se lo mette le partite del Toro, e mi dispiace solo che in Mediaset ci sia anche Serena, che mi sta sullo stomaco proprio nel vero senso della parola. Ricordiamolo per quello. Siccome c'è anche lì il presidente Ferrero, ecco, che faccia il pazzo come lo fa sovente allo stadio. Va bene, grazie mille. Complimenti al Toro e buona serata a tutti, e sempre forza Toro. Grazie mille. Chiediamo appunto il capitolo mercato, Fabrizio. In effetti si parla molto di Ilicic, Conè, ecco, oggi il presidente non ha parlato di attaccanti. Pensi allora alla fine che gli attaccanti... ci sarà un colpo alla fine, Osvaldo, Destro, Cassano e Giovinco, limite, visto che Giovinco adesso deve pagare un attimino, perché ha già firmato. Però fino a giugno, cioè da qui a giugno. Da qui a giugno, prima di andare via. Tanto la Juve può anche venire gratis, tanto per 40 milioni. Esatto. Può anche dare un si allena per qualche mese gratis. Mettiamo lo sponsor Giovinco sulla maglia per 6 mesi. C'è una beta che va bene. Allora, sicuramente credo che qualcosa sia da fare lì a centrocampo, siamo giocatori di qualità che possa fare la differenza, possa innescare gli attaccanti. In attacco bisogna capire veramente se si dà spazio a Martinez, se si dà tempo, Maxi Lopez, Quagliarella.
Un altro servirebbe, però, sai. Di Amaury non si parla più, cioè mi spiace. Anche no, perché ha guardato i due anni, quindi no, non è che. Amaury purtroppo direbbe qualcuno. No, Amaury c'è anche lui, quindi voglio dire, un quinto secondo me non lo prendono. Cioè, o va via qualcun altro o no. Però bisogna, bisogna capire Barreto se no, bisogna anche capire quante partite fa in Coppa. Perché adesso ne hai fatti 10. Possono essere due, come noi speriamo 9, ma. Bisogna anche capire cosa può, però non puoi saperlo prima. Le parole del presidente però hanno fatto capire, Mario, da quello che ha detto, che difficilmente arriveranno grandi cose, forse arriverà, lui dice due, uno forse sicuramente l'ultimo giorno, gli ultimi giorni, ma due Alessandro, sarebbe già ecco, forse troppo. Diciamo che chi? Come hai detto tu, no? Allora, Amaury è stato preso solo, no, per farci stare tranquilli, ma un giocatore che ormai è alla fine della sua carriera, fagli il contratto per due anni per tenerlo in panchina. 750.000. Eh? A 750.000 sono 1,5 milioni, ma alla società gli costa 3 milioni, sì. Il doppio. Ora, cosa ne fai tu di un giocatore che onestamente, come impegno e come voglia di esprimere e sudare questa maglia, l'ha dimostrato, però ormai agli anni non può più dare quello che ha dato negli anni magari che era nel Palermo, quindi questi sono soldi sprecati, Urbano, soldi sprecati, come ne hai fatto, come l'hai sprecato in tanti Mario, altri scusami, per causa della sua Mario, scusami, dico, però, capo supremo allora ricordatevi bene che la società Torino Calcio ha solo un disappunto, che non ha un direttore generale che faccia veramente le veci del presidente. Ascolta, il presidente abita a Milano, ha altre cose da fare, a Torino è scoperto, c'è solo Ventura che comanda la Sport basta. Mario, e poi c'è la Girotondo che gira sempre attorno al mondo. Ecco, vedi che è scaldato. Ma smettete! Ma basta che mi fai stare sospetto! Ma è da solo, da se riprende da solo! Volevo stare tranquillo, ma volete farmi arrabbiare? Allora fatemi arrabbiare! E Caio che non vuole una figura di direttore generale, vuole comunque gestire lui le situazioni, la società è sua, fa bene dal suo punto di vista. Ecco, ti chiedo, allora, Ilicic ciò con e soprattutto al posto di chi? Cioè chi toglie? Farno del Caldue? Cioè, dove manca la non è che toglie. Se arriva Ilicic, al posto di chi gioca? Ma se va via Sanchez Migno, ovviamente hai comunque uno scoperto da riempire. Lo alternerai del Caduri, Ilicic è. Ma tieni Sanchez Migno e manda via al Caduri? E mica tu! No, l'Alcaduri, del Napoli! Ma perché Alcaduri? Ma cosa ne fai? È un parassita! Lo dico io! Guarda il tecnico che abbiamo! Ma non vedi che quando corre sembra che mal di pancia! Basta! Allora, Sanchez Migno mi sembra sia stato tagliato. Non mi sembrava se sia stato di Alcaduri! Allora, Sanchez Migno, il giocatore più tecnico che abbiamo! Dopo il penalty fallito con Sassuolo, l'ha sostituito già nell'intervallo e non ha più visto il campo Sanchez Migno, mi sembra che sia evitato la sua avventura. Dai, mi sembra che credo che ci sia qualcosa in più, sì, cioè perché, pausa, perché so, nel senso abbiamo però sono 3 milioni e mezzo, cioè, quando parli del Stato non capisci più niente, è un altro che ti passa in giro, però sono 3 milioni e mezzo che rischi di buttare via. Non li butti via, comunque al massimo sì, lo puoi dare in prestito e sperare che si rivaluti da qualche altra parte. Probabilmente c'è stato qualcosa, perché altrimenti non è che non è che non lo fai semplicemente giocare e basta. Invece se non si allena proprio più con i compagni. Allora, mi ha parlato a poco con gli amici del club che ascolto, mi ha parlato di Bilbao, ma adesso mi ando in pausa. È arrivato il momento della pubblicità, ci vediamo tra pochissimo con Orgoglio Granata, rimanete con noi. Bentornati Orgoglio Granata, la puntata che sarebbe velocissima. Dobbiamo salutare gli amici di Diaz. Dobbiamo salutare gli amici Diaz e quindi l'autocarrozzeria Diaz vi aspetta in via Spinelli 5, zona industriale Nicherino, per farvi ammirare il cofano autografato da tutti i giocatori del Toro. L'autocarrozzeria Diaz propone sconti a tutti gli sportivi e un trattamento speciale agli amici di Orgoglio Granata. Rivolgiti all'autocarrozzeria Diaz per riparazioni, tirabolli, equilibratura e cambio gomme con fornitura, ricarica condizionata, restauro auto d'epoca e vettura di cortesia. E poi ricordiamo che il cofano tra pochi giorni è venduto all'asta su eBay con ovviamente ricavato in beneficenza a casa UGI. Invece parliamo della partita di Bilbao, Fabrizio, beh, in effetti, allora ricordiamo la storia del Torino con le spagnole. Con le spagnole ha sempre vinto in casa e ha sempre perso fuori.
In casa aveva vinto 2-0 con la Spalmas, 2-0 con la Real Madrid, 2-0 con il Villarreal e 1-0 con il Gijón nel 78. Fuori casa ha sempre perso, ha perso 4-0 la Spalmas, però lì i giocatori furono sedati, insomma una storia lunga. Ha perso a Madrid, ma comunque il torneo si è qualificato, ha perso male a Gijón 3-0 e ha perso male a Villarreal 2-0 e poi ai penalty. Villarreal camolese, sì, panchina, ricorda sempre che qui Villarreal era quel Villarreal che è diventato il Villarreal che conosciamo. È andato poi in Champions, nel successo, un grande giocatore. Ha perso male relativamente, ha perso i rigori, con un rigore. Era forse poi al Bori con Villarreal. Sì, poi giocò in 10 sia qui a Torino che qui fu espulso Comotto e a Villarreal fu espulso Luca Elli, c'è anche Stefano Villarreal. Andò fino in Pullman Villarreal. Anche a Brenni che iniziò andare in Pullman, che Luca Elli si era lamentato. Lì era la cosa più che altro, il ritorno era un problema. Senti, invece, cosa posso... Allora, Bilbao non è il Bilbao dell'anno scorso, no. Va malissimo in campionato, ha perso mi sembra 5 delle ultime 7, ieri ha pareggiato col Malaga, certo il ritorno al San Mamés è un punto a vantaggio del Bilbao. E il Torino non sappiamo se giocherà con la formazione migliore o se giocherà con i vari Gaston Silva, Jansson, come ha fatto in molte partite di Coppa. Tu che hai seguito il Torino in Coppa, se il Torino fosse tranquillo in campionato, cioè nel famoso limbo della classifica, potrebbe utilizzare anche la squadra migliore col Bilbao. Io credo che arrivate ai sedicesimi dell'Europa League devi mettere in campo la formazione migliore, non puoi fare una scelta diversa, e soprattutto in una situazione di classifica come questa che ti permette probabilmente di arrivarci con un po' più di serenità. Quindi credo che debba farlo, credo sia giusto farlo per rispetto anche verso i tifosi, verso la storia e tradizione del Torino. È un'occasione importante per fare almeno un altro passo avanti, non è che uno deve per forza pensare a vincere l'Europa League, lo vogliono vincere tutti, poi alla fine la vince uno. Però riuscire a fare un passo avanti, arrivare agli ottavi sarebbe importantissimo. Sarebbe importantissimo. Il Bilbao non è il Bilbao di 2 anni fa, neanche quello dell'anno scorso, e quindi è una squadra che si può battere. Giochi da prima in casa, arrivare con un risultato accettabile a Bilbao, la speranza di andare a fare quella telecronaca, spero tocchi a me, ovviamente non è ancora stato ancora deciso, speriamo. Se dovesse essere un ambiente sicuramente che fa paura, ma che dà anche la carica, perché quando giochi in quegli stadi non solo ti fa paura vedere il pubblico così, però ti fa venire voglia di dare il massimo, quindi credo che i giocatori abbiano voglia di giocare quella partita. Moretti sta parlando a Tiki Taka, sì, facciamo anche il lancio con il collega Pardo su Italia 1, e sta proprio parlando dei sedicesimi anche col Bilbao, dicendo dobbiamo pensare anche a quella partita, quindi al Toro ci stanno già pensando i giocatori. Ha fatto i complimenti a Maxi Lopez per l'assist e per come si è inserito, così diamo un anteprima. Prima, poi non svegliamo, altrimenti Moretti ha vinto 2 coppe con la Valencia, ha vinto la Supercoppa Europea e la Coppa di Spagna, che vincono in Spagna battendo Real Madrid e Barcellona. Ovviamente il Torino ha dimostrato anche ieri contro l'Inter a Milano che loro erano di 40.000, 45.000, noi eravamo per dirlo 1.000 persone. Non hanno avuto paura di giocare nello stadio. Comunque Alessandro, sarà importante, diceva bene, la prima gara in casa, non subire gol, cercare di vincere e poi andare a Bilbao e magari fare una partita come abbiamo fatto ieri a Milano, tutti insomma in difesa, pronti a ripartire, magari finendo meglio il contropiede con giocate, lo stesso Maxi Lopez che ha aumentato comunque la qualità in attacco. È chiaro che ci vorrebbero altri rinforzi, ricordiamo che l'ultima volta il Toro è stato nei quarti di finale nel 93-94 con l'Arsenal, eliminato per il ritorno dopo lo 0-0 delle Alpi da un gol di Adams, quindi sarebbe un bel risultato storico e mi auguro, come dice lui, che giochi con la formazione migliore, perché sarebbe una presa in giro per i tifosi dopo la Coppa Italia. Sì, hai un'occasionissima per avere un risultato sportivo ancora diciamo negli ottavi di finale, manca ancora tanto, però oltre i soldi eccetera, ma dal punto di vista sportivo sarebbe un qualcosa da dare un po' alle nuove generazioni del Toro, perché adesso parlavamo prima, il Toro diceva da 27 anni a Milano, ma i ragazzini giovani non avevano visto niente, un derby vinto non si vince da una vita, quindi potrebbe essere l'occasione per fare un risultato sportivo sopra la media dell'era Cairo. Anche perché hai campionato noni o dodicesimi non ti cambia le vita, anonimato puro, non retrocedi ma non vai in Europa League e niente. Anche il prossimo anno sarà anche difficile tornare in Europa, quindi insomma quasi impossibile, perché ne succedano miracoli particolari. Stefania, allora sappiamo che io credo che se anche i prezzi fossero altissimi lo stadio olimpico sarà pieno, Torino, ma la società ha voluto premiare gli abbonati tenendo prezzi particolarmente bassi per la sfida contro i baschi. Infatti il Torino Football Club adotta prezzi speciali per i tifosi granati in occasione della sfida di andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro l'Athletic Bilbao, in programma giovedì 19 febbraio alle ore 19. Ecco, 19, ricordiamo. Sì, infatti. Sconti per tutti i supporters abbonati che acquisteranno il proprio tagliando nel periodo di prevendita. La prevendita avrà inizio venerdì 23 gennaio alle ore 10 e durerà fino a martedì 31 gennaio.
gennaio compreso. Quindi hanno ancora cinque... sì, sì, hanno ancora qualche giorno, sì. E sarà valida per tutti gli abbonati alla stagione 2014-2015. Quindi sconti in particolare per gli abbonati, ecco Stefano, ovviamente io credo che, siccome era già pieno con gli svedesi del Roma, sì, ad agosto lo stadio, hanno già venduto, Alessandro, tanti biglietti da pure manatura, vi sembra senza una io credo si vada verso l'esaurito comunque, ovviamente, sì, perché penso canati, anche perché se non si esaurisce in un sedicesimo di finale. E chi non riesce ad andare allo stadio? C'è Mediaset Premium, c'è Mediaset Premium, anche perché uno può tenere, poi il biglietto, io ho ancora a casa i biglietti della Coppa UEFA con Real Madrid di tanti anni fa, questo qui lo puoi tenere per i prossimi anni se non vai in Europa come biglietto. Anche se vai in Europa te lo... ecco. In effetti rispetto a quando c'è stato il sorteggio sono cambiate un po', anche perché il Bilbao va male, il Torino riduce il Bilbao fila. Sarebbe stato l'ideale incontrarlo adesso perché poi tra un mese non sai che Bilbao ti trovi di fronte. Signor Ferrero, noi non abbiamo la sua fortuna che va con l'aereo. Non è che c'è lavoro, noi andiamo, noi andiamo con l'aereo. Io lavoro, cosa devo fare? Ma tu non hai come fortuna, è come se fai il panettiere e gli dici non ho la sua fortuna che mangia pane gratis, io devo pagare. Ma che ragionamenti fai? Ogni giocatore ti dà tretto, ogni giocatore in più, il Torino ti manda ancora là. Ah, cioccolato, andare a fare con la società, vergognati! Stefano, vedi che sta scherzando. Mamma mia. Ma andare in pullman, come vai a Bilbao? Vai in pullman, mi hai detto. Faccio Malpensa Madrid. Madrid, scendo, prendo il pullman, 4 ore come di pullman. Come ti ho suggerito io? Come hai detto te. Ah, bene. Adesso andiamo ai nostri amici di Casco. Sto 3 giorni là, però. Ah, ecco. Vabbè. Grazie ovviamente per i chiomi che avete porto fatto. Anche la fidanzata di Massimo Lo assieme a me. Lì la trovi già, secondo me, la trovi già in loco. Non si attuano. La trovi già in loco. Allora, ovviamente abbiamo fatto aspettare un po', un'opinione su quello che abbiamo detto, tema libero. Buonasera a tutti, ringrazio la televisione GRP per l'invito alla trasmissione di questa sera. E per quanto riguarda la situazione attuale, la vittoria della scorsa domenica è stata importante e, come detto, erano tanti anni che non si vinceva a San Siro, quindi può essere di buon auspicio per il prosieguo della stagione. E poi per quanto riguarda l'Europa League, speriamo di poter far bella figura con una squadra, diciamo, più titolata rispetto al Torino. Mercato, chi aspetti? Chi vuoi? Ma spero un centrocampista, perché potrebbe essere utile, visto che comunque Maxi Lopez ha avuto un buon impatto. Abbiamo parlato di Ilic, c'è con lei, poi ne parliamo. Passa sul microfono così. Grazie. Così parlano tutti. Ciao. Io il presidente del Torino Club Carrasco sono. Ecco. Mi chiamano Patto perché ho fatto il militare nell'85, Patto e Patricio Hernandez. Ah, Hernandez, l'argentino. Allora, ho capito. Non mi chiamo Giuseppe, ma mi chiamo Patto. Bene. Io volevo ringraziare Mario e tutto lo studio di GRP. Del GRP per. Sei emozionato, vedi qui, lo siamo stati amici. Emozionatissimo sono. Sei contento, sei fiducioso per la Coppa e il campionato? Sì, per la Coppa sono contento. Sono contento, sono fiducioso. Senti, dici qualcosa del tuo fermo. L'essenziale è non prendere gol, anche vincere 1-0 e non subire gol andrebbe bene per andarsi a giocare il ritorno in Spagna. In Spagna, quanti in il tuo club? Quanti in siete? È nato il nuovo Torino Club e sto vendendo le tessere per portare gente, bene. Sì, bene, saremo in 50-60. Ah, complimenti, dai. Pian pianino. Vabbè, un po' emozionato, sono scusate. Vai tranquillo. Vai tranquillo. Chi vuole parlare degli amici di Crasco? Scuola Berretto. Nome e cognome, no? Io sono Pino, sono nuovo, sì, per quanto riguarda Crasco, anche se sono di Torino, non sono di Crasco, ma però con gli amici sono felice di essere nel Torino Club Crasco. Io che cosa posso dire? Sono molto più arrabbiato di Mario e vorrei fare una guerra totale per una sera con l'amico Stefano, ma non è possibile, perché io sono peggio di Mario per quanto riguarda la situazione a Torino. Secondo me, da quel che vedo, visto che Mario e lui l'ultima volta che ci siamo visti mi ha detto sono nato con il calcio e sono nato con il Torino, io non sono nato con il Torino, ma ci sono arrivato al Torino anche se nel calcio
ho fatto di tutto, completamente di tutto, e sono arrabbiatissimo perché è un po', noi siamo in tribuna vicinissimi in tutte le partite, sì, siamo appiccicati. Io continuo a dire bel Torino, tutto quello che volete, ma non lo si può peggiorare per le manie di un allenatore cervellotico, perché lui può solo andare a Bari, a Pisa, tutte ste squadre qua, ma anche il Cagliari, perché andava bene con Zamparini, fino a quando non gli ha detto: senti, tu sei peggio di me, vai. Non è possibile gestire una squadra come la sta gestendo lui. Io dico che stiamo giocando mezza squadra, l'altra metà non sta giocando, non sta giocando, e le critiche arrivano dal campo. Voi non lo notate, ma io ho la brutta abitudine, avendo fatto l'arbitro, non di guardare che cosa fanno col pallone, ma quello che succede in panchina, fra i dirigenti e queste cose. Voi non vedete le facce di Ventura? Ancora domenica con l'Inter, Ventura aveva la faccia disperata. Poi è inutile che dica abbiamo fatto una grande partita, perché lui era annoiato fino al 93esimo. Basta. Mi stupisce stasera sentire che dica Ventura, ma ovviamente accogliamo le opinioni, ci anche i tifosi non annoiati, perché la partita l'abbiamo detto, vabbè, la partita tecnico è stata brutta, Empoli Verona è stato peggio, poi il gol ci ha fatto gioire a fine partita. Io la vedo così, no, scusa, noi accogliamo l'opinione. Siamo un po' in ritardo, dobbiamo ancora parlare tantissime cose con tutti gli amici del pubblico, ovviamente anche della partita di domenica con la Samp. Allora però direi di andare da Nancy che ci lancia la pausa. Con i gol dei nostri sponsor andiamo in pubblicità, rimanete con noi con Orgoglio Granata. Sentiamo parte di Orgoglio Granata, abbiamo ancora parlato di tanti temi del mercato, poi oggi commentavamo un possibile sviluppo. Fabrizio, faccio vedere a te la notizia. Dai, dillo, Fabrizio. Cassano ha rescisso il contratto con il Parma, quindi è sul mercato, è libero. Quindi nelle prossime ore potrebbe accasarsi al Toro. Pierluigi Pardo, che è grande amico di Cassano, tanto che ha scritto il libro con Cassano, aveva detto qualche settimana fa che c'è un'ipotesi che Cassano potesse andare al Torino. Sarebbe un'operazione anche di marketing importante, poi vedremo, c'è una settimana di tempo. Certo, dal punto di vista tecnico sarebbe un giocatore importante, anche se io immagino che un Cassano con Ventura litiga facilmente. Ma tutto da vedere. Possono parlare in dialetto barese, no? Perché sono conosciuti a Bari. A Bari, Però... no, ma non ha allenato Cassano. No. Però il barese lo conosce. Ecco, come vedresti un Cassano nel Toro? Cassano, Quagliarella, Maxi Lopez. Beh, non sarebbe male sicuramente, sarebbe quel giocatore che fa la differenza, quel giocatore che poi soprattutto se ha voglia di giocare ancora come sa giocare lui, è un giocatore sicuramente di grandissima qualità. Col Parma è successo qualcosa, la richiesta di stipendi, tutto quello che sappiamo, faccia a faccia con i tifosi dopo la partita, e proprio di pochi minuti fa, quindi andiamo in diretta, questa notizia. Quindi Cassano adesso è a disposizione di chi lo vorrà, forse un attimo dopo è arrivata questa risoluzione, perché ovviamente lui è innamorato della Sampdoria, adesso con Eto'o e Muriel diventa complicato. Però il suo sogno nel cassetto è tornare comunque a Genova, perché la compagna di Genova. Sappiamo che i primi sei mesi di Cassano nell'ambiente nuovo sono positivi. Fa la differenza. Poi fa la differenza in altre... Però sei mesi bastano. Potrebbe essere un rinforzo utile Alessandro in vista della partita di Bilbao. Guarda, lì sì che partiremo da favoriti con Cassano, Maxi Lopez e Quagliarella. A questo punto io ho sempre detto Giovinco no, Cassano sì. Cassano sì, e magari Cassano arriva Giovinco. Cassano sì, perché Cassano, come diceva Fabrizio, viene sei mesi, può anche stare sui mesi, un anno, però e fa sempre bene i primi mesi, e noi è un giocatore che ci può servire benissimo. Cassano domani firma, io sono contento. Sì, non sono di questo avviso, non sono un grande estimatore di Cassano, a parte questo diciamo fantamercato, perché adesso mi sembra ancora un po' fantantonio, diciamo che le ultime mosse un po' poco programmatiche secondo me di Cairo, forse ha visto che si potrebbe prendere forse a un costo abbastanza ragionevole, adesso come ha fatto, sembra aver fatto con Osvaldo, comunque dove c'è una lite ci si può infilare. No, adesso a parte gli scherzi, vedo un po' poca lungimiranza nelle mosse, questo non mi fa molto piacere, però sicuramente sono molto più competenti. Cosa pensi del campionato e della coppa? Soddisfatto, cosa ti piace o non ti piace? Allora, del campionato penso che mi aspettavo un calo rispetto allo scorso anno, anche perché lo scorso anno forse era
diciamo è stato un po' quello un anno particolare, abbiamo fatto sicuramente di più di tutte le aspettative. E poi ovviamente vendendo 35 gol in estate è comunque difficile anche andare a rimpiazzarli in modo dignitoso. Secondo me lo si è fatto, non capisco molto la scelta di tenere in rosa gente come Barreto, La Ronda, che comunque... Non è andato via, è ufficiale. Per fortuna adesso è andato al Tigre, non lo vediamo. Che comunque hanno dimostrato un po' poco sul campo. Sono contento invece per ad esempio Martinez, che secondo me si sta ambientando abbastanza bene. Perfetto, grazie. Ovviamente prendo il gelato perché lo sposto alla mia sinistra, dove ci sono gli altri ospiti. Avete un'opinione? Tema libero come su quello che mi ha detto. Buonasera, io sono Fulvio Moneta, collaboro con Daniele Gumma a tuttotoro.com e se mi date mezz'ora esprimerò certi concetti. Devo essere conciso, sarò conciso. Allora, parliamo di Ventura, Mercato e Cassano. Cassano mi sembra tanto Recoba, è stato un grande giocatore, magari lo è ancora, però non fa al caso del Torino. Il Torino gioca con le punte, con Quagliarella di punta e dovrebbe giocare con Cassano che affianca Quagliarella. Nessuno dei due è in grado di tenere la palla per far salire la squadra, quindi sarebbe inutile, secondo me. Poi per carità, Cassano arriva e fa la differenza. Ventura è un grande maestro di calcio, bisogna dirlo, perché effettivamente lui ha delle idee precise sul calcio, le applica e quando le applica e riesce a applicarle riesce a ottenere risultati. Ma quali risultati? Prima parlavamo di Ventura che ha 67 anni con un curriculum incredibile, ha vinto per la prima volta San Siro. Quanto l'Inter in assoluto, non so. Quindi cioè, ci sarà un motivo. La sua stagione migliore è stata col Bari, non so se è arrivato. Ma è stato l'anno scorso? Con noi. No, ma l'anno scorso siamo andati settimi, signori. Cioè, sì, a fare 56 punti col Parma. Noi continuiamo a dire che siamo entrati in Europa. Siamo entrati in Europa, sì. Non siamo entrati in Europa perché col Parma ha fatto un disastro. Sì, sì. L'ha fatto Ventura, sì, sì. Perché in 11 contro 10. Che voglio far parlare tutti. Ha fatto sì, sì. 11 contro 10, sì, sì. E ha tenuto i tre difensori centrali. Il Parma, superiorità numerica, anche in 10 centrocampo, ci ha messi sotto, sì. Poteva anche vincere. Va bene, con cosa il tema società? No, quello del mercato. A me io sono di quelli che ritiene che il gioco del calcio parte dal centrocampo. La qualità deve essere centrocampo, noi non ce l'abbiamo. Ci servirebbe un Lazaros e un Ilicic, secondo me. Va bene, vuole parlare? Se no andiamo a Juan, che è preparatissimo, visto che complimenti Juan innanzitutto. Quanti anni hai? Mi chiamo Juan, ho 10 anni. E secondo me del Toro non ci sono solo i giocatori, ma a calcio si gioca con un modulo e finché si tiene lo stesso modulo o hai fortuna o se perdi normalmente non vinci. Tendenzialmente sì. Quindi bisogna cambiare modulo, passare a più punte e per essere un po' più aggressivi, poi mettere magari un 4-2-3-1 con le due punte laterali molto veloci, molto fiato, che ti possono tornare indietro a dare una mano. Perché... Bravo qua, complimenti. C'è un applauso qua. Mattano un po' i giocatori a fare complimenti. Ciao, di complimenti. Veramente, preparatissimo. Vuoi dire qualcos'altro? Cassano, ti sembra una buona idea per il Toro? No. Così a occhio non sa. Non vuole dire no. Non vuole dire no, non mi sa. Ventura ti piace? Sì. Sì, allora. La coppa col Bilbao, come la vedi? Male? No. Questa non vuole fare la male. Credevo mi desse la descrizione del Bilbao con giocatori. Gli schemi, perché no, ormai mi aspetto di tutto da Juan, Bravissimo. Mio nuovo idolo. Grazie, dalla Priola che prende il gelato. Allora, abbiamo sì. Un commento, Alessandro, sulla nostra pagina Facebook Orgoglio Granata. Maura Verra ci scrive: ragazzi, una vittoria seppure con l'Inter non fa primavera, sono d'accordo con hashtag Super Mario. Eccolo. Non è vero che la tifoseria non ragiona, forse ragiona fin troppo bene. Bravo. Bene, facciamo un applauso ovviamente.
Perché c'ha scritto, Maio, vedo che hai tanti ammiratori, devo dire. Sì, infatti. Dopo 50 anni che sono nel Toro. Nel Toro. Qualche ammiratore. Nella società, sì, che sei tifoso del Toro, ovviamente. Tra poco viene il pausa, ricordiamo, salutiamo con gli amici di Sisal, poi continuiamo il dibattito, poi parliamo anche di Toro Samp di domenica. E salutiamo Sisal, e con orgoglio non solo Granata che salutiamo il nostro main sponsor, ovvero Sisal Win City di via Livorno 50 a Torino. Sisal Win City è anche premium sponsor da 4 anni del Torino Football Club. Sisal Win City è un luogo di aggregazione positiva per trascorrere il vostro tempo di qualità, eat, drink e play. E vogliamo sottolineare tra le varie iniziative il programma di fidelizzazione Sisal Win City Club. Tutte le informazioni le potete trovare sul sito www.sisalwincityclub.it. Io ho un po' perso di vista la scaletta, ma mi ricordo che bisognava dire che oggi è l'anniversario della nascita di Capitan Valentino Mazzola, 96 anni, facciamo un applauso per Valentino Mazzola. Ovviamente insomma, il giocatore simbolo della storia del Torino, questa l'ho recuperata da Facebook, guardate che belle immagini. Quello che colpisce Valentino Mazzola è che se vai, lo dico per esperienza mia, se vai in giro per il mondo con una sciarpa del Toro, la gente ti ferma e dice: ah, Torino Valentino Mazzola. Certo, quindi da una parte è un peccato che non ci siano idoli moderni, però vuol dire che davvero Valentino Mazzola ha fatto veramente la storia del calcio. Peccato insomma che non abbia potuto disputare anche il mondiale del 50, magari l'Italia avrebbe vinto il terzo mondiale di fila con Mazzola capitano. Insomma, sappiamo che triste storia c'è stata, però devo dire che c'è molto affetto da parte, direi, di tutte le tifoserie per Valentino Mazzola, questo è importante, e direi in tutte le nazioni, in tutti i continenti. Dobbiamo andare in pausa, la faccio, e poi parliamo dopo di Torino Samp. Ora ci fermiamo per qualche minuto di pausa. Ci vediamo tra poco con l'ultimo blocco. No, ultimo blocco di Orgoglio Granata, grazie veramente di fronte agli spettatori. Vi attendiamo anche su Napoli-Genoa che 1-1, ma a noi interessa adesso parlare della partita di domenica, Torino-Sampdoria. All'andata il Torino in effetti non giocò bene, fu forse dal punto di vista dell'approccio psicologico la peggiore partita della stagione, sono cambiate molte cose. Certo, la Sampdoria è un ambiente molto entusiasta, domani sarà presentato ovviamente un grandissimo acquisto come Eto'o, ma il Torino diciamo che forse anche più entusiasmo, anzi aspettiamo tanta gente finalmente domenica allo stadio dopo due vittorie di fila, ricordiamo non capitava dal 95. Stefano, quali sono gli insidi di questo match? Fosse arrivato da noi e Eto'o, ci sarebbe Mario, sto qua un bollito, no. Cosa prendiamo? E Muriel, rotto, ciccione! L'ha presa la Sampdoria? Ecco, che mercato! Ma l'ha presa la Sampdoria perché noi non siamo all'altezza di poter andare del vicino, soldi per comprarli! Perché l'erba del vicino è come il cavaglione, è no, sempre no, più verde! Soldi. No, mi sembra, Mario, che tra il Torino e la Samp, il Torino abbia molti più soldi, insomma la Samp sono un po' soldi. Ma io questo non lo so, intanto a parte che una squadra che io ho odiato per tutta la vita, ecco, e la odierò fino all'ultimo giorno che vivrò, no? Già vedere questo presidente lì veramente. Beh, simpatico, fare, dai, ma sei guarda, simpatico con una persona lì, dai, guarda, tutto il mondo è simpatico. E poi bizzarro, questa squadra è una squadra che noi, veri tifosi, abbiamo odiato per tutta la vita e la odieremo. E io spero veramente che domenica il Toro, no, riesca a fare una grande partita e riusciamo a vincere contro questi. Che io la vedo, io la vedo abbastanza bene, l'Inter, proprio perché loro secondo me in questo momento oggi si sono indeboliti, nel senso che hanno perso un giocatore fondamentale come Gabbiadini e hanno preso tre scommesse che se si rivelano dei buoni giocatori possono tornare utili, ma non subito, non credo già alla partita contro il Toro. Il Toro arriva in una situazione a livello di morale incredibile davanti al proprio pubblico che a parte c'è questo insomma problema di concretizzare la mole di gioco soprattutto su palla attiva, perché poi su palla inattiva abbiamo visto il Torino diverse soluzioni, sì. In effetti a parte Cesena il Torino fa fatica insomma, sì, manca lui il famoso ultimo passaggio. Sì, per quello che ti dico serve un Ilicic, serve un giocatore con determinate caratteristiche, ma serve anche un altro centrocampista che dia qualità, cioè l'anno scorso la svolta poi è stato l'arrivo di Kurtic. Ma scusa, è la prima volta che ti sento dire, o lo sento bene con le orecchie, la prima volta che ti sento dire che ci serve un centrocampista e una punta di spessore. Maio, facciamo parlare. Punta non l'ho detto. Maio, centrocampista è normale, Fabrizio, ci siamo in cinque a centrocampo. Tu non so quante partite hai seguito della Samp quest'anno, hai commentato? Samp un paio, non molto. Un paio, non moltissimo. Che impressione hai? Cioè, sfide di domenica, quale può essere la chiave tattica?
quale può essere anche la chiave psicologica? Beh, appunto, l'aspetto psicologico sarà fondamentale, perché comunque quando si cambia un allenatore, in questi casi arriva un grande campione, è chiaro che c'è grande entusiasmo. Questo di solito è un dato positivo, no? Non ti porta a prendere nulla sotto gamba, anzi a dare di più, anche perché poi c'è da vedere poi quelli che già c'erano come accolgono, no, l'arrivo di questi due giocatori, per esempio, ed era segnato, però con questi giocatori che spazio avrà? Quindi bisognerà capire anche come chi giocherà, diciamo, entrerà in campo, con che condizione psicologica, e credo che Sampdoria sia una delle squadre che gioca meglio in questo campionato mediocre, sì. Dobbiamo dirlo oggettivamente. La Sampdoria, l'Empoli che adesso sta calando, è una di quelle squadre che giocano meglio, e credo che per il Torino sia forse una squadra ideale da affrontare in questo momento, perché è una squadra che comunque gioca a calcio, e quindi il Toro può approfittarne. Però mi chiedi di tutto, non mi hai chiesto solo delle fidanzate ex mogli di Maxi Lopez, sì. Perché non sono all'altezza di parlare, no, o perché conosci mia moglie, che sei documentatissimo, no, quindi, per non disturbare mia moglie magari a casa, che salutiamo, salutiamo Ariano, ovviamente, sì, per quello, sì. Okay. Ti tutto. Vabbè, ma quello è un commento, oltretutto abbiamo messo due foto, ma dal vivo va bene, passi, va bene, se, no, ti volevo chiedere, ecco, però se tu hai quello che mi conosce il Chelsea, cioè un giocatore che dà molta profondità, Glick salta subito in zona gol, però ogni tanto qualche amnesia in difesa, ecco, non, beh, può essere il rischio che se Eto'o gioca cioè con Glick che ogni tanto qualche falletto lo combina ancora. Sta giocando, non è un giocatore di quelli che è stato fermo ed arrivato, quindi se gioca e gioca i suoi livelli, ma non solo Glick, chiunque è in difficoltà con Eto'o. Bisogna vedere questo Eto'o appena arrivato e comunque con questi tiri e molla, queste tensioni e tutto, come renderà. Io credo che poi non c'è solo Glick in difesa, e poi comunque il centrocampo è sempre la cosa più importante. Quando sono giocatori così, la difesa inizia dall'attacco ovviamente, ma soprattutto dal centrocampo. Le grandi squadre, quelle che fanno la differenza, hanno sempre un grande centrocampo. Tutti parlano degli attaccanti, di difesa, ma il centrocampo è la differenza. Tutti quelli che hanno vinto lo scudetto, tutti quelli che hanno vinto le Champions, hanno un centrocampo esagerato. Infatti la differenza, chi è prima in classifica, è una squadra che ha quattro centrocampisti, ne giocano tre, ne ha quattro, quando gioca tutti e quattro, comunque e fa la differenza. E quindi, può giocare Pereira magari gioca Pereira, qualcosa come, perché adesso Pirlo non c'era, però dico, magari giocano tre, ma è un centrocampo che se giocano tutti e quattro sono i centrocampisti più forti in Italia e quasi al mondo. Daniele, il derby fa Ventura Mihajlovic, Ventura Scuola Samp, però sono due altri agli antipodi, perché Mihajlovic fa allenamenti sempre a porte aperte, tranne una volta a settimana. Ventura è l'allenatore. Ormai c'è il lucchetto e chiude la Sispo, praticamente un bunker. È una battuta, però se poi Teo la tiene chiusa e applica gli schemi vincenti come Milano, però va bene. I calci d'angolo, le punizioni li girino meglio che a Milano, l'abbiamo fatti abbastanza male. La Sampdoria è un banco di prove importante, mi unisco a quello che diceva lui, chiaramente dopo una vittoria insperata a Milano bisogna dare seguito. Però è terza in classifica, sta guardando un po' di dati, 34 punti, 26 gol fatti, 18 subiti, diceva bene lui, è arrivato Eto'o, non si sa in che condizione sarà, non credo che giocherà perché ha un'idea in grandissima forma che ha segnato anche ieri, tra l'altro ieri meritava forse di perdere perché il Palermo si è visto annullato un gol di Morganella con un tiro che è finito dentro la porta. Zamparini infatti si è lamentato, altri giocatori interessanti, Muriel è ancora in ritardo di condizione, lì diceva bene per una volta Stefano, ma per una volta, ovviamente scherzo, diciamo ovviamente scherzo perché è fuori condizione, fosse quanto l'hai pagato Mario? Fosse arrivato al Toro come è arrivato anni fa Gasbaroni Rotto, anche noi abbiamo avuto le nostre situazioni, Gasbaroni Rotto è comunque fortissimo. Nell'ultima partita con la Sampdoria è andato un 2-0 con Okaka protagonista, tra l'altro un giocatore che si parlava in estate, poteva essere un giocatore utile al Toro perché fare parto da solo è grande. Poi Gabbiadini, ha detto bene Mihajlovic, hanno perso comunque una certezza che Gabbiadini, ceduto a Napoli per fare cassa, Gabbiadini che tra l'altro e Okaka che segnarono anche l'anno scorso nella partita qui, Okaka un gol in fuorigioco che l'ho visto dalla tribuna stampa, l'1-0, Gabbiadini su punizione il 2-0, quindi gli ultimi precedenti non sono buoni. Ti posso dire che l'ultima partita 2012-2013 0-0, invece il Toro ha battuto la Sampdoria in Serie B nel 2011-2012 e decise, pensate un po', Meggiorini al primo gol in maglia granata all'86esimo minuto, forse eravamo qui in diretta a GRP, invece tornando indietro nel tempo le vittorie in Serie A sono datate 2007-2008 1-0 gol di Corini all'88esimo e 2006-2007 Toro Samp 1-0 gol di Rosina su rigore allo Stadio Olimpico, c'era Novellino in panchina alla Sampdoria, mi ricordo. Ecco, Okaka se lunedì fosse un giocatore del Torino, ecco. Per me Okaka farebbe grande comodo perché diceva lui ci serve una prima punta di fisica. Peso, è un giocatore difficile da gestire, Mihajlovic lo ha tenuto bene, perché ricordiamo che la settimana scorsa ha litigato con Mihajlovic e col DS Ossi, è stato messo non fuori rosa, ma il giorno dopo in Coppa Italia in campo con l'Inter, tra l'altro nostra avversaria di domenica, ha fatto molto bene, secondo me sarebbe un rinforzo utile, ma non credo che arriverà il Toro. Luizio, Alessandro Okaka sarebbe sicuramente il giocatore ideale anche per Quagliarella, dicevamo, perché poi Quagliarella con un giocatore come Okaka si può muovere attorno molto, molto di più, è un giocatore importante,
Punto. Adesso devo capire la Sampdoria come gestirà tutti questi attaccanti, perché comunque sono arrivati, due che devono giocare, no? Sì. Cioè, sennò, quindi poi qualcuno... Vedremo questo Cristic, cioè, che no, si parla che possa interessare al Toro, vedremo. Domenica è stato in panchina. Non chiedere a lui, perché hai visto come facevo con la testa? Cioè, no, noi capiamo qualcosa di calcio, lui non capisce niente di proprio zero. Uno quando parlano, i giornalisti, che tu come giornalista fai così, vuol dire che proprio il balone non ne capisci niente. Quindi Okaka no, però obiettivamente ti aspetti un attaccante, cioè un centrocampista attaccante. No, te l'ho detto, secondo me no. Cioè, Può arrivare un giocatore che possa fare il trequartista o la punta, ma un attaccante. Napoli Genoa, aggiornamento, il vantaggio Napoli. Un attaccante, no. Ecco, quelli sono i giocatori che mi piacerebbe vedere al Toro. Gonzalo Higuaín, quello sarebbe un giocatore. 40 milioni, non è... Stefano, compralo. Però tecnicamente, scusa, è un bel vedere giocare a pallone. 40 milioni, fuori budget assoluto. Quindi solo centrocampista, Ilicic o Koné? Due centrocampista. Koné secondo me non è molto utile alla causa, serve una mezzala che possa però giocare anche a due nel caso si volesse giocare con i due centrocampisti e il trequartista. Quindi però uno con un po' più di qualità del centrocampo attuale. Wiz Koné? Ma sono tutti giocatori, cioè, buoni, eh? Queste sono le domande che fanno spesso gli allenatori, no? Piace questo l'allenatore anche perché è un giocatore che segna spesso, dà qualità, è difficile che si proponga un giocatore, siccome una schiappa che non gioca mai, è stato accostato spesso al Torino come è stato Maxi Lopez, quest'anno si è chiuso con Maxi Lopez, in questa sessione magari si chiude anche con è uno dei giocatori sul mercato, quindi può essere un giocatore interessante. Dico, alla fine poi serve un giocatore a centrocampo di qualità, credo, al Toro, e oppure se serve una punta, una vera prima punta di livello. La frase banale che dicono tutti gli allenatori, dico anch'io, comprare per comprare non serve veramente a nulla, servono due che facciano la differenza, altrimenti il Toro rimane così, perché non ha senso cambiare per cambiare, portare via un giocatore medio per un giocatore medio. Però numericamente qualcosa serve, che è partito anche Ruben Pérez. Serve una centrocampo, serve anche numericamente. C'è Bascia che gioca con la primavera, o prendi uno che fa la differenza o tieni questo. Dipende, se tu fai due partite o se ne fai nove in corpo. Il problema è che se prendi uno in attacco, cioè qualcuno poi deve andare via, perché non puoi, cioè Martinez non giocherebbe più, un ragazzo del 93. Puoi mandare anche Martinez a fare esperienza, poi lo riprendi. Puoi anche fare. Capito, la tua esperienza anche internazionale, cioè io non ti chiedo chi acquista il Torino questa settimana, ma chi può acquistare nei prossimi 10 anni, cioè nel senso c'hanno un mini bilancio, questo è il decimo anno di gestione Caio, questo è il decimo anno della gestione Caio, c'è stata quella macchia dei 3 anni in Serie B che ha un po' bloccato il processo di crescita, che però si sta sviluppando di nuovo. Il Torino nei prossimi 10 anni, come lo vedi? Stabilmente nella parte sinistra della classifica, in Coppa un anno sì, un anno no? No, questo no. Coppa un anno sì, un anno no. È un po' difficile. No, tutti gli anni, no. Io credo che nei prossimi anni torneranno Inter e Milan, no? Quindi per il discorso Coppe dovranno tornare loro necessariamente, sta facendo gli investimenti, cioè, o falliscono, o con gli investimenti che sta facendo l'Inter qualcosa deve portare a casa. Il Napoli rimarrà in alto, la Lazio sta facendo bene, la Juve, la Roma è difficile. Per la Sampdoria con Ferrero come rimane? Quella potrebbe sparire. Quindi alla fine ci sono quelle 5 o 6 squadre che rimangono sempre lì davanti. Per il sesto posto, in caso in cui non si vinca la Coppa Italia, è difficile, perché ci sono ogni anno, non ho citato la Fiorentina, altra squadra che se avesse avuto il vero Gomez e Pepito Rossi sarebbe tutta un'altra situazione. Distante anni luce dal Torino. Quindi dico, il Toro credo che possa provare a stare tranquillamente salvo intanto, per i prossimi anni nell'immediato, pensare al lato sinistro della classifica, e se succede, come è successo l'anno scorso, una serie di situazioni particolari, provare a puntare il posto che può valere l'Europa League. Questo per i prossimi 3-4 anni. Poi cosa succede dopo, veramente, cioè, mi chiedi troppo. Cioè, tu conosci il mondo del calcio in maniera dettagliata, non solo in Italia. Ecco, per come è il fatturato, i diritti televisivi, il fatto che il Torino ha fatturato un sesto del Milan, un sesto della Juventus, in ogni caso quella forbice è impossibile, no, colmarla, no, anche perché c'è il famoso tetto ingaggi. Non c'è nulla da fare da quel punto di vista, perché comunque, guarda, ci sono situazioni legate troppo alle possibilità economiche delle società. È chiaro che alcune società avranno sempre dei vantaggi dal punto di vista degli acquisti, quindi avere delle rose di un certo tipo ti permette di rimanere sempre nelle zone alte classifica. Poi possono esserci gli anni sbagliati, perché se pensi ai giocatori che ha l'Inter, la situazione in cui è, quel cambio di allenatore, è un anno sicuramente negativo. Qualcosa recupererà, ma rimarrà probabilmente fuori dalle coppe anche l'Inter. Quest'anno, se non fa miracoli in Europa League,
o in Coppa Italia. Quindi il Torino ogni anno... Solo due cose possono cambiare la situazione rispetto a quello che dice Fabrizio, cioè che cambi la suddivisione dei diritti televisivi e diventi una cosa tipo all'inglese, dove ogni anno, a parte che c'è una forbice tra la prima e l'ultima, ridicola, ma soprattutto è solo in base al alla classifica finale del campionato. Due, che in Italia si sviluppi maggiormente tutto quello che è il contorno, cioè il merchandising, lo sfruttamento del brand. Tutto difficilissimo. Sì, e quindi diciamo ogni anno il Torino deve cedere i suoi campioni, cioè se ha un campione non può tenerlo. Magari non ogni anno, però ogni due anni. Sì. Magari non tutti gli anni, voglio dire. Darmian, per esempio, a giugno. Voglio dire, si dice che giugno andrà via, magari Darmian potrà rimanere un altro anno, però Darmian cercherà anche lui un po'. Poi come Cerci ha fatto una scelta sbagliata, sia l'Atletico che probabilmente anche Milan. Intanto sono 2,5 milioni per 4 anni. Però ti dico, c'è gente come Giovinco che va a prendere i soldi e non pensa alla carriera, quindi ci sono varie situazioni, però c'è un cronometro. Siamo andati lunghi, ragazzi. Due tempi televisivi, siamo in chiusura, faccio un ringraziamento collettivo a tutti gli ospiti e a tutto lo staff. Stefania, non ti ho dimenticato, ma siamo veramente in chiusura. Grazie. Buona settimana a tutti, ci vediamo lunedì alle 20, ragazzi del Fila, alle 20.45, Orgoglio Granata. Buona settimana a tutti. Orgoglio Granata, in collaborazione con Salamini Beretta. Che te lo dico a fare? Salamini Beretta spariscono in fretta. Siamo